Cronachiste e cronachisti, buonasera, ben ritrovati. È lunedì e come ogni lunedì torna Fontana di Trevi. Sono Fernando Siani e prima di presentare i miei compagni di viaggio vi ricordo di votare con 5 stelle questo podcast Fontana di Trevi, quindi siate larghi di manica. Caro Giuseppe Pastore, siamo larghi anche noi, siamo c'è tanto spazio non solo qui. Perché siamo di siamo stazza importante. Facciamo body shame su noi stessi. È che si può, credo si possa ancora fare, credo si possa ancora fare. Siamo un po' larghi perché Ricky Trevisani è a Barcellona, ma è collegato con noi, eccolo lì. Ciao Ricky, hola, hola, una baita, dove sei? Sì, sono collegato. Mi sentite bene? Benissimo, sì. Benissimo. Ma sei uno chalet di montagna, ma dove sei? Stai mangiando la polenta? Sì, vorrei mangiare della polenta, invece mi sono dovuto accontentare del pata negra, ma va bene, dai. Vabbè. Diciamo che potrebbe andare bene. Sono difficili che comunque abbiamo sopportato con grande gioia in questa giornata dove tutti hanno la pareggite, eh? Mm. Ha vinto la paura, come si diceva una volta, praticamente classica giornata. No, non è tanto paura, non per è te. Più paura, ma è più voglia una di voglia di qualcosa buono. Di buono. È balnearismo, signori. È 1-0-0, no, un pareggio ha fatto 8 pareggi. Allora il record nella sarebbe, perché insomma manca ancora il finale di Udinese-Roma. Al momento siamo a 7x su 9. Nel caso in cui anche Udinese-Roma, chissà quando, finirà x, sarebbe la giornata nella storia della Serie A con più pareggi. C'era stato alla prima giornata nel 79-80 7 pareggi su 8 partite, ma 8 su 10 non c'è mai stato, e quindi vediamo se ci sarà, però saremmo di fronte a una giornata record. Eh sì, insomma, la più classica giornata interlocutoria, viene da dire, sì, perché praticamente non cambia nulla. I Gran Premi di Formula 1 che vengono annullati quando piove, dopo pochi giri i punteggi vengono annullati, si va c'era, dopo, c'era una gigantesca safety car a guidare questa giornata. Caro Samuele Ragusa, ben ritrovato anche a te. C'ero come io stai? La safety car, non so se ti manca solo guidare la safety car, poi hai fatto tutto. Ovviamente solo con un braccio, l'altro finestrino e l'altro fuori dal finestrino. Giusto, no. Non c'è altro modo per guidare la safety car. Non c'è altra strada. Comunque Ricky a Barcellona perché domani commenterà per Mediaset Barcellona Paris Saint Germain. Niente male. E poi Trevi, ti faccio subito i complimenti prima di lanciare la sigla, perché avevi consigliato l'advisor col Palmer e ha fatto 4 gol. Appena finito di fare 4 gol. Ah, pensavo che Xabi Alonso dall'anno scorso. Va bene. Guarda il sorriso. Ve l'avevo detto. Arriverà anche Xabi. Posso dire una cosa? Vai, posso dire una cosa? Troppe cose che sarebbero da dire, perché Giuseppe ha detto giustamente quando verrà recuperato Udinese Roma, che è un tema, secondo me, di questo finale poi di campionato, perché manca Atalanta Fiorentina e quindi ci sarebbe tanto anche da discutere su questo. Ma partiamo da Cole Palmer un attimo. Ma voi vi rendete conto che questo ha fatto 4 gol, cioè è arrivato a quota 20... e c'ha 12 anni, ma soprattutto vi siete persi la scenetta, spero per voi, io invece l'ho vista perché guardavo l'Atalanta sul telefono e sul televisore qui dell'albergo, c'era Chelsea-Everton. Col Palmer abbiamo concesso un rigore fuffa al Chelsea, col Palmer ha già fatto 3 gol, si è messo a fare a botte per calciare il rigore. Come ha botte? Preso a spintoni Nicholas Jackson, è arrivato Gallagher a fare da pacele, è arrivato un altro che gli voleva togliere la palla, è successo un casino apocalittico. 3 minuti di discussione, palla sul dischetto, portiere di qua, pallone di qua, tanti saluti, 5-0. Beh, si vede che Pocettino ha in mano la squadra. credo Chelsea unica squadra al mondo in grado di implodere su se stessa vincendo 5-0 una partita. Infatti a un certo punto la regia inglese, che è sempre super perché i registi sono avvisati sui temi delle partite, sanno tutto, quindi sono preparati già, a un certo punto c'è questa discussione e dallo stretto delle inquadrature sui giocatori del Chelsea, l'inquadratura eccessiva è Pochettino che sta così. Ammuffito in panchina sul 5-0, perché ti giuro mancava poco che si menassero, ma è incredibile, sì. Però è ancora più incredibile che lui a 20 anni arrivi sul dischetto con questa discussione addosso e mandi il portiere e il pallone in due posti completamente diversi. Comunque Nando, non fare l'allusivo sul fatto che il Chelsea non abbia rigoristi, questa perché? No, come no. Disse Spalletti l'anno scorso quando sembrava che ci fosse non un po' di faccia allusione. Non fare l'allusivo. No, poverino, insomma, vero Pocettino, un po' come Totò in Miseria e Nobiltà, in che casa mi avete condotto lì a guardarli. Si è visto anche Cesare Casadei ancora una volta, si ritaglia minutini. Ha giocato?
entrato in finale, è entrato sul 5-0 al posto di Palmer, tra l'altro. Proprio così. Però ecco, un giocatore che insomma sta trovando pochissimo spazio, ma rimane uno dei giocatori più forti del nostro dovrebbe campo. Tornare in Italia, tra l'altro. Speriamo, perché insomma ha 21 anni e insomma, lo aspettiamo. Lo aspettiamo, assolutamente sì. Comunque, nonostante una giornata balneare, i temi sono comunque tantissimi. E allora, Samuele ha appena finito di accordare gli strumenti. Gli do, come al solito, quei 5 minuti necessari per trovare le tonalità giuste. E allora, sigla. Poso il diapason. Attenzione. Gilchrist, chi diavolo è? Giovine, è entrato anche lui poc'anzi al posto di Malo Gusto. Altro tutta questa perché partita è un po' di Malo Gusto. Esatto. Secondo me, giocatore che sintetizza un periodo di questo campionato. Comunque 6-0 Chelsea. Vai, sì, d'altro in Premier è successo di tutto questo weekend. Arsenal e Liverpool sono suicidati. Fa fede alla sua storia di club non esattamente vincente. Liverpool che è precipitato improvvisamente in un precipizio. E il City sente aria? Ricky, lo chiedo anche a te. Chiediamo. Di triplete, bis. Chi è? Il City sente aria di triplete bis, secondo te? Beh, il calendario è onestamente non troppo incomodo, diciamo così. È vero che veramente somiglia in maniera incredibile all'anno passato, no? In cui il City stette dietro all'Arsenal per molto tempo e poi alla fine andò di rimonta e le ultime giornate fu una sorta di passeggiata. Qui mi sembra che più che passeggiare il City siano le altre che si vanno un pochino ad addormentare. Insomma, è una Premier dove si può vincere non arrivando a 90 punti, è una Premier dove c'è un equilibrio pazzesco, dove però secondo me c'è una squadra delle tre che fa sempre lo stesso campionato, ma non me la voglio prendere con Arteta, dico proprio che l'Arsenal sta riuscendo ancora una volta a complicarsi la vita. L'altro giorno col Bayern prende due tiri in porta, finisce 2-2 in campionato, è stato avanti tutto l'anno scorso e non l'ha vinto, adesso fa questa lotta a tre e perde una partita con l'Aston Villa più incredibile di quella col Bayern Monaco. Col Bayern Monaco comunque hanno fatto poche azioni dei giocatori mostruosi che sono quelli che è il Bayern Monaco. Con l'Aston Villa fare 20 tiri a 5 e perdere 2-0 è una bella impresa, voglio dire. Io ho visto gli highlights della partita e quando sono finiti li ho rivisti perché volevo essere sicuro di quello che poi avrei potuto dovuto dire. E non ci si crede a quello che fa l'Arsenal tutti gli anni in continuazione. Però siccome poi esistono quelli che rompono le tradizioni, perché Bayer Leverkusen non ha vinto per tutta la sua storia, l'hanno chiamato Neverkusen, ha perso i peggiori campionati di sempre, ha perso la finale di Champions, ha perso qualsiasi cosa, poi a un certo punto arriva, no? Quello che è l'history changer, l'history maker, e le cose in qualche modo le va a cambiare. Forse Arteta è bravo, ma non è l'history maker. Forse no, vedremo come andrà a finire. Nel frattempo devo dare subito spazio alla Super Chat prima di lanciarci nelle nostre sentenze. Allora, Giroux95 ci chiede a bruciapelo Borsino Champions e poi aggiunge un Forza Bologna. Beh, in realtà è uguale a quello fondamentalmente della scorsa, anche perché tutte le partite erano più o meno semplici per la Roma, per l'Atalanta, per il Bologna e nessuno ha vinto per motivi diversi. Direi che essendo una giornata in meno si avvicina un po' il Bologna, che però mi sembra molto sotto pressione, ha perso uno dei suoi migliori giocatori Ferguson, vero. È un grave infortunio, salta anche l'Europeo con la Scozia, quindi un grande in bocca al lupo per uno dei migliori 10 giocatori di questa stagione, secondo me. Tra l'altro dovrebbe saltare anche gli europei, l'ha appena detto. Esatto. Detto e quindi Champions direi Juve, Milan, Inter e poi tanto ne vanno 5 quasi certamente, lo scopriremo nei prossimi 99.78 addirittura, quindi ti direi Bologna e poi entriamo nel discorso delle partite recuperare, che è un discorso che peserà sia in basso che in alto. Esatto. Per te, Ricky? Per me diciamo che una giornata in meno, sempre che la Roma mantenga il punto, non ne faccia 0 o 3 nel recupero contro l'Udinese. E vi dicevo prima, no? È una questione che va messa a posto bene, nel senso che se tu hai le coppe fino in fondo, Atalanta-Fiorentina rischia di giocarsi al campionato finito. Se l'Atalanta va in finale di Europa League si gioca al campionato finito, a meno che non so,
si possano inventare qualcosa, ma non si può fare niente, perché giustamente non puoi neanche ingolfare un calendario. Se ci sono due temi fondamentali. Il primo è che proprio FIFA e UEFA dovrebbero pensare a una calendarizzazione differente. Io vi pongo l'accento su questo, cioè l'anno prossimo con le nazionali, cioè finisce la stagione 24-25, i giocatori vanno nelle nazionali, ok? Dopodiché tornano dalle nazionali, si rimettono nelle squadre di club e vanno a giocare un mese il mondiale per club. Cioè è una situazione nella quale, prendo l'esempio di chi questa cosa la farà sicuramente, no? E cioè Barella inizia la stagione a metà agosto e il 15 luglio, cioè 11 mesi dopo, non si è mai fermato, giocando 65-70 partite, se ovviamente non ci saranno infortuni. Io credo che si stia andando verso un ritmo che a un certo punto ti porta al crash, ti porta a non avere un freno. Si vogliono mettere più competizioni internazionali, lo capisco, sono anche belle, perché il mondiale per club secondo me è una figata. Bisogna togliere 4 giornate al campionato, secondo me. Vedremo, però non mi sembra che si vada in quella direzione. Legittimamente una buona metà dei club di Serie A che non ci sentono da questo orecchio, ed è anche normale, perché insomma va contro i loro interessi, quindi non sono d'accordo con te, Ricky, ma sai bene che insomma ci sono squadre che hanno altri interessi, no, però, appunto. No, va bene, però bisogna che tra le squadre che hanno gli interessi, diciamo, nazionali, e quelle che hanno interessi internazionali, a un certo punto si trovi una soluzione. Perché in mezzo a questo c'è anche la Supercoppa 4 l'anno prossimo. Mm-hmm. Certo. Cioè, quindi c'è proprio un tema numerico di giorni finiti. Allora, il Barella della situazione, o il Locatelli della situazione, o non lo so chi, prendiamo un esempio di Inter o Juve, che arriva in fondo al Mondiale per Club, il 15 luglio finisce il Mondiale per Club, il 15 agosto ricomincia la Serie A, quindi o non fanno il ritiro, o non fanno vacanze, o comunque non fanno qualcosa. Diventa un cane che si morde la coda, secondo me diventa un pochino complicato fare calcio in questa maniera. Poi ci sono anche le Olimpiadi, c'è anche chi giocherà le Olimpiadi. Siamo partiti, bravo, siamo partiti dal tema dei recuperi. È chiaro che Roma e Atalanta, che giocheranno contro Fiorentina e Udinese, l'Atalanta per intero, la Roma gli ultimi 19 minuti della partita di Udine, è difficile pensare al, non lo so, la Roma recupera tra 2 settimane e l'Atalanta Fiorentina si gioca a campionato terminato, magari con la Fiorentina che non ha un obiettivo, mentre oggi ancora può lottare, no? Cioè, bisogna cercare di trovare una soluzione migliore, e credo che alla fine la gara di giovedì tra Roma e Milan ci dirà molto di quanto accadrà. Se la Roma dovesse passare col Milan, credo che andrebbe a finire a giocare addirittura il 15 maggio il recupero, che è quasi a campionato finito, come dovrebbe essere anche la sfida tra Atalanta e Fiorentina. E più vicine giocano e meglio è, no? Per un discorso proprio di, non dico di contemporaneità, che non la puoi avere, ma quantomeno di regolarità, anche perché l'alternativa altrimenti per Roma è giocare Roma-Bologna il 22, andare a Udine il mercoledì, giocare a Udine il giovedì e rigiocare a Napoli la domenica, che onestamente 3 partite in 6 giorni credo non sia mai successo nella storia, insomma. Sì, insomma, ha detto che poi con l'Udinese dovrebbero giocarsi 20 minuti, però è chiaro, prima giustamente però ne parlavamo anche tutto, fuori onda, no? La trasferta non è facile. Cioè, poi anche perché credo che sia stata presa una decisione straordinaria, no? Poi ne parleremo. Sì, ne tra un po' ne parliamo. Tra un po' ne parliamo, Ricky. Ti chiedo ultimissima domanda che arriva alla super chat. Michele Cillo ci chiede: a proposito di Palmer, perché Pep l'ha dato via? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, perché probabilmente intanto sono tanti soldi quelli che ha preso il City, ma soprattutto se tu c'hai Haaland e Julian Alvarez. Poi a un certo punto il centravanti è uno, già siamo passati dal centravanti allo spazio al centravanti è uno, bisogna fare un bel upgrade, non è che possono diventare due,
anche perché poi dovresti levare dal campo i Grealish, i Bernardo Silva e i Foden. E sempre tra l'altro, in 11 persino si va. Julian Alvarez vede pochissimo il campo questa stagione. No, proprio mai. Proprio mai dopo che si è certificato in un mondiale, non dopo che ha dormito un annetto o si è fatto il crociato. No, quindi... non è sicuramente semplice essere un centravanti di Guardiola, diciamo così, quindi ci sta che poi qualcuno vada a giocare da un'altra parte, e poi Palmer, insomma, sta dimostrando la sua forza, cosa che io direi ci preoccupa ancora di più in ottica europea, perché davvero sì, anche loro per fortuna non hanno 18 posti, ma anzi Palmer in questo momento sarebbe quasi a rischio, addirittura a rischio, perché insomma hanno un attacco scintillante, sì. Anche se la prima punta dopo Kane forse la è la principale riserva, chiedo, perché magari sto dimenticando qualcun altro. Abbiamo Saka, Foden, Bellingham, Grealish, ovviamente Kane. Ben Palmer Cole, certo, sì, con 26. Watkins, giustamente, che è un'ottima alternativa, visto che anche lui è in area di primo posto capocannoniere. Era un gol da Haaland la scorsa settimana. Sì, 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 sì. Rashford, certo, più ne ha più ne metta. No, no. E allora, vabbè, in questo momento, allora non col manca. Palmer maggiore di Rashford, sicuramente. Sì, poi magari lo chiamano, oddio, magari lo chiamano Rashford centrocampista. È, Rashford ha una solida, come dire, storia nella nazione inglese. Sì, sì. No, certo, penso però verrebbe Sancho un po' meno, Simone, credo che Sancho sia un po' più indietro in questo momento, però ecco, bene Sancho bene per Southgate, sì, troverà il modo di rovinare anche questa situazione, ce la farà. Tra l'altro ho visto la partita tra l'Atletico Madrid e il Borussia, Sancho mi ha colpito in maniera negativissima, un giocatore che non ha assolutamente contezza degli altri, cioè gioca da solo e poi forse se c'è la possibilità la passa a qualcuno, ma è l'ultima opzione disponibile, quindi mi sa che anche lì si libera un posto. Ma restiamo nei nostri confini, perché mi sa che è arrivato il momento delle sentenze. Partiamo da Udine, perché la notizia più bella del weekend sicuramente è che Ndicka sta bene, almeno è quello che dicono i comunicati ufficiali della Roma. E allora la lezione di Udine, qual è la lezione di Udine, Ricky? Dicendo prima, non è l'unica cosa che conta nel calcio, non conta solo la calendarizzazione, i soldi e tutto quello che fagocita il mondo del calcio, ma ogni tanto si riesce ad andare oltre il protocollo e a fare anche delle cose giuste. Io non so quanti di voi l'abbiano vista in diretta o abbiano avuto la percezione dopo, parlo di voi che siete a casa ovviamente, non di Nando e Pastor, ma ragazzi, sono stati 11 minuti brutti, sono stati 11 minuti veramente brutti, perché la percezione di chi era anche davanti alla televisione, vedeva le facce, sentiva e si rendeva conto di prima chi era in campo, poi l'arbitro, poi la panchina, poi le facce di chi era in panchina e poi la richiesta del defibrillatore, poi l'ambulanza e poi lo portano negli spogliatoi. La situazione indica, dopo oggi la viviamo con lui che fa il gesto che sta bene, con una situazione che il giocatore viene dimesso e che oggi va tutto bene, ma lì per lì non è stato per niente piacevole quello che è successo, e credo che la sensibilità dello stadio di Udine, della squadra udinese tutta, abbiamo criticato qualche settimana fa la vicenda Maignan di Udinese Milan, beh, oggi gli vanno fatti però i complimenti, forse è servita anche a qualcosa quella strigliata, perché Cioffi, Balzaretti, la dirigenza e i tifosi sono stati splendidi con Ndicka e con la Roma. E la Roma stessa ha avuto, secondo me, la sensazione che le cose fossero molto, molto gravi. Perché poi, tra l'altro, Ndicka è un giocatore di 24 anni che scoppia di salute e che si stava toccando il petto e accasciandosi a terra. Per cui poi è difficile non pensare alle cose del passato. Era il giorno dell'anniversario di Morosini. A Udine è scomparso Davide Astori. Insomma, sommando le cose, la suggestione fosse abbastanza inevitabile, e l'idea di calpestare un po' un protocollo per rendersi conto dell'accaduto, e ci metto dentro anche Pairetto, che secondo me è stato molto bravo in questo, ha fatto sì che poi dopo la questione venisse risolta in una maniera molto poco abituale per il calcio, ma molto più umana, molto più normale e molto più civile.
Sì, molte volte, come dire, ci divertiamo a tirare le freccette contro la Serie A e il calcio italiano. Ieri devo dire che nella gestione di un'emergenza la più grave che si possa immaginare in un campo da calcio è stato tutto fatto benissimo. Il campo di Udine aveva il centro di primo soccorso a un metro dal campo, l'arbitro è stato veloce, il pubblico, ieri leggevo questo elogio che abbiamo anche ricondiviso noi di cronache su di Balzaretti al pubblico di Udine, perché ha un gesto del medico della Roma per sentire insomma il battito di Indica, il pubblico ha fatto immediatamente silenzio, una scena comunque non solo molto forte ma anche insomma di grande senso civico e tutto il resto, i giocatori subito concordi, poi è pieno di imbecilli il web e quindi qualcuno dirà ecco se erano d'accordo perché così decidono un mese dopo quando giocarla, altri hanno tirato in ballo tesi bislacche di medicina per giustificare, ricordiamo non è stato un malore, è stato un colpo di Luca Andica che poi ha avuto un pneumotorace seppur minimo, comunque l'ha avuto come conseguenza di quel colpo, è stato il malore che lo ha fatto accasciare, quindi anche qui teorie piuttosto bislacche cavalcate anche da personaggi della nostra politica, ma lasciamo perdere, insomma no, c'è stato il classico codazzo di fesserie al seguito di questo episodio, che però nella realtà dei fatti contano solo quelli, i social chiudiamoli, guardiamo ciò che abbiamo visto dal vivo, è stato gestito in una maniera impeccabile, per una volta dobbiamo dirlo perché siamo campioni nel tirarci la zappa sui piedi, ma tra arbitro, squadre, panchine, medici e tutto quanto, la questione è stata risolta anche in maniera rapida, non soltanto efficace, ma anche il giro di 5-6 ore il giocatore stava bene, quindi ecco, questa è la cosa più importante, e quindi visto che non solo in Italia tante volte le cose precipitano anche per mancanza di assistenza, per mancanza di tempestività, bisogna fare un applauso a tutti i protagonisti di questa vicenda. Assolutamente, e come diceva prima Ricky, secondo me va sottolineato davvero il comportamento dell'arbitro, al di là di tutto. Noi qui spesso abbiamo parlato male di Pairetto come arbitro, perché magari non è fortunatissimo in alcune scelte, però ieri mi è piaciuto tantissimo nella calma con cui ha gestito la situazione, e Ricky ha detto bene, sono stati 11 minuti molto preoccupanti, no? Dove non si capiva bene cosa stesse succedendo. Devo dire che guardare l'atteggiamento, il body language di Pairetto, almeno a me da casa, mi ha messo grande serenità. Sembrava davvero in totale controllo della situazione, quando poi De Rossi è arrivato a lui parecchio agitato, l'ha rassicurato, ha detto io faccio quello che dite voi. Quindi non ha avuto un atteggiamento autoritario, non ha voluto imporre un protocollo che sicuramente c'è in queste situazioni, ha anche detto a un certo punto non c'è fretta, aspetto tutto il tempo che volete, decidete con calma, ha messo davvero grandissima serenità in una situazione che non era per niente serena, e quindi Ricky, secondo me va davvero sottolineato questo atteggiamento molto umano che c'è stato da parte di tutti, ma in particolare dell'arbitro, perché poi non è facile in queste situazioni, e lui è stato, Pairetto è stato davvero super, secondo me. Sono super d'accordo, e sai perfettamente quanto non sia un fan di Pairetto dal punto di vista arbitrale, perché gli ho visto fare tanti errori anche ieri, parlava giustamente Giuseppe della gomitata di Luca Andicà, che è il casus belli da cui nasce poi il tutto, senza voler colpevolizzare Luca, ci sta nella dinamica di cercare di prendere posizione, di sbracciare con il difensore, in quella situazione del pneumotorace il fallo è fischiato a favore di Luca e contro Ndicka. Questo ti dice che dal punto di vista della materia calcistica siamo ancora lontani a farlo diventare un grande arbitro, che comunque ieri non ha arbitrato male la partita, secondo me, nel complesso. In quel caso ha sbagliato, e in un'altra circostanza in cui non ha dato un vantaggio ha sbagliato, ma nel complesso non aveva arbitrato male. Ma la ciliegina sulla torta, il fiore all'occhiello, è esattamente il comportamento di quegli 11 minuti, e aggiungo che è stato il primo a rendersi conto della gravità della situazione, perché inizialmente secondo me i compagni non si sono resi conto che Ndicka aveva un problema di salute così serio, pensavano forse a un problema, magari che ne so, un mal di stomaco piuttosto che a uno stiramento, e il primo che urla proprio sbrigatevi con la faccia preoccupata dopo Pairetto, dopo Angelino che era più vicino, è stato Pairetto, è stato il primo a dare il messaggio campo panchina, svegliatevi che la situazione è più grave di quello che pensate. Quindi è stato veramente veramente molto bravo, magari questa cosa gli fa prendere sicurezza e gli ultimi anni di carriera li fa bene. Tanti arbitri hanno svoltato per un episodio a fine carriera, hanno fatto anni buonissimi dopo non aver fatto bene i primi anni di carriera, penso a Giannoccaro, penso a Brighi, penso allo stesso
Calvarese, sono stati tanti gli arbitri che hanno switchato a un certo punto nel finale di carriera. Magari questa cosa succederà anche a Pairetto, che hai fatto bene a sottolinearlo, è stato molto bravo nell'occasione di ieri pomeriggio. Ci possiamo già provare a sbilanciare invece per quanto riguarda il calcio giocato su Roma-Milan, perché l'andata ci ha detto qualcosa, onestamente mi ha detto l'esatto opposto di quello che mi aspettavo. E adesso, secondo voi, com'è la situazione? Beh, magari poi sentivo Ricky, che mi sembra molto ferrato sull'argomento. Secondo me il grande sconfitto dell'andata è stato Pioli. E di conseguenza è quello che è chiamato a dare una risposta giovedì sera. Il tour campionato è stato inutile per quasi tutte le squadre, cioè non trarrei alcuna valutazione. Non parlerei di un Milan in difficoltà o di un Atalanta in distrata. È tutto un grande pareggio, una grande X, quindi è come se non ci fosse stato. Di sicuro conta giovedì e Pioli lo sa che la sua eventuale conferma nella prossima passa da Roma-Milan, e di conseguenza è un messaggio che poi arriva anche ai giocatori, che parte dalla società, anche perché c'è una coppa improvvisamente più alla portata, perché Liverpool è quasi fuori. Questo deve, secondo me, aumentare il peso, lo aumenterà, di questa partita. Se poi ci spostiamo sul piano tattico, visto che il grande sconfitto tatticamente è stato Pioli, la domanda che faccio a me, faccio a te, faccio anche a Rick, faccio a tutti è: De Rossi si limiterà a confermare lo schieramento che ha mandato in tilt il Milan, oppure credendo che Pioli avrà in una settimana preso delle contromosse cambierà ancora, visto che sta cambiando spesso e sorprenderà ancora? Cioè, ci sarà un nuovo mismatch come quello che c'è stato all'andata tra Pioli e De Rossi, oppure Pioli avrà trovato il modo di disinnescare le armi di De Rossi? Se così fosse, aggiungo io, il Milan è quasi favorito, perché a parità, diciamo, di situazioni tattiche, il Milan ha giocatori più forti per me della Roma, e nei pochi 10 minuti della partita d'andata ha costruito quasi tutte le occasioni che ha creato la Roma in 80. Quindi secondo me il Milan ha buone chance di passare il turno, ma deve superare il gap che si è visto piuttosto grosso all'andata tra i due allenatori. Quantificami il buone. Buone non lo so, è un grande se, perché all'andata tutti ritenevamo il Milan favorito, almeno in casa. Poi però la partita è andata da tutt'altra parte per 75 minuti, perché con una sola mossa, ovvero mettere Shaarawy e intasare la fascia sinistra, De Rossi ha mandato in tilt Pioli e il Milan, che non ha trovato il modo di risolvere questo rompicapo per quasi tre quarti di partita. Quindi vediamo come inizia la partita. Ecco. Sono diverse le cose che sono successe giovedì. Di sicuro De Rossi è stato bravissimo nella preparazione della partita, questo non ci piove, l'ha studiata la mossa del Shaarawy, e ha fatto anche un'altra cosa, ha cercato di palleggiare, cioè di avere sempre il pallino del gioco, perché sa perfettamente che il Milan con la palla è una squadra e il Milan senza palla è un'altra squadra. Questo è stato il succo della preparazione della partita, irretire il Milan e cercare di dargli a fare recuperare la palla male, in maniera sconclusionata, in maniera tale da avere ancora più spazi e poterli sfruttare. E hai ragione nel dire che il Milan poi nel secondo tempo ha creato di più. Diciamo che io pensavo prima 60-40 Milan, oggi penso 60-40 Roma, quindi penso che l'andata abbia spostato un 20%, ma è veramente solo un gol, e un gol il Milan lo può fare tranquillamente. Io vedo una cosa ancora molto equilibrata, certo che la Roma però ha 2 risultati su 3, e parliamo di una squadra che è 11-3-2 con De Rossi sulla panchina, quindi dobbiamo per forza considerarla favorita, secondo me, fermo restando che, ecco, se Leao è quello del gol a Reggio Emilia e non quello di giovedì, queste possibilità aumentano. È vero anche che la Roma ha fatto riposare Dybala, ha fatto riposare molti giocatori. Quella che per me è un'assenza che pesa sarà quella di Cristante, che ha preso un giallo abbastanza comico, secondo me, nella gara d'andata, non ci sarà in quella di ritorno, e per l'importanza che ha lui nella Roma, credo che sia un'assenza, visto che è una partita molto tattica, una partita molto di pensiero. Cristante è un giocatore estremamente sottovalutato, ma fondamentale, e lo ha dimostrato anche nell'assist a Lukaku ieri pomeriggio. Chi giocherà, Bove o Aouar? Non cambia ancora De Rossi. Bove. Giocherà Bove. 4-3-3. Ma cioè, a livello tattico, e Shaarawy lo rivediamo a sinistra, secondo te? A sinistra del Milan? Secondo me lo rivediamo a sinistra del Milan, penso. Dove era l'andata? Non so dire oggi. Sì, perché comunque ha creato disturbo.
creato disturbo. Credo che giocherà Bove anche per un discorso di andare poi forte a pressare una squadra che a un certo punto cercherà di metterti sotto per recuperare il gol di svantaggio, perché se lo merita, perché ha trovato poco spazio e anche e soprattutto perché è vero che Aouar in generale ha più qualità, ma è anche vero che Aouar gioca bene una partita ogni 5. È il classico giocatore che non sai come entrerà in campo, o forse lo sai e raramente sarà il tuo migliore in campo. Poi è stato determinante col Feyenoord nel finale, ha fatto gol a Firenze. È un giocatore che ha i colpi, ma in una serata in cui voglio affidabilità dei 25 della Rosa della Roma, forse viene solo dopo Karsdorp come affidabilità. Salutiamo Karsdorp. Salutiamo Karsdorp, certo che è sempre presente nei nostri discorsi. Ricky, noi analizziamo anche un po' la situazione di Pioli, come ha detto prima giustamente Pastor, no? Da giovedì, qualora le cose dovessero andare a sfavore del Milan, potrebbe effettivamente considerarsi finita l'avventura di Pioli al Milan. Insomma, tu sei stato uno dei più grandi difensori di Pioli in questa stagione. Come lo vedi in futuro, qualora dovesse uscire effettivamente dall'Europa League e praticamente chiudere quella che è la stagione del Milan? Proprio che difendere lui, attacco quelli che lo attaccano, perché secondo me più volte in questa stagione abbiamo ricordato che la problematica degli infortuni non può essere casuale, che i gol presi a volte sono stati un po' troppo balneari, che secondo me ci vorrebbe un po' più di coraggio e Giancarlo Simic oggi è meglio di Kier. Quindi non credo che Pioli abbia fatto solo cose giuste, credo che giovedì De Rossi abbia fatto un grande lavoro di incartamento palla, quindi io non vedo solo cose giuste nella stagione di Pioli. È che mi sembra allucinante il trattamento generale che riceve, perché sul periodo di sua panchina Milan tutte le annate sono state più positive del previsto, cioè in ogni annata ha raccolto più del previsto. E siccome vi dico che nessun allenatore ogni anno fa bene, cioè, gli 8 anni di Klopp al Liverpool, 5 sono buoni e 3 sono scemi. Klopp, Jürgen, Liverpool. Non sto parlando di squadre che lottano per la retrocessione. Parlo di un allenatore fortissimo, forse dopo Guardiola è il più forte del mondo. Ha avuto 3 annate su 8 non buone al Liverpool. Però non è che lo cacciavano nel frattempo, capito? Ha fatto delle annate buone, gli hanno dato tempo di sbagliare, di farne altre positive. Poi l'ha rifatta un'altra negativa dopo che aveva vinto il campionato della Champions League, e poi ne ha fatta un'altra positiva. Magari quest'annata qui sarà ottima. Ma cosa avrebbero detto di Pioli se avesse perso 3-0 in casa contro l'Atalanta, i sedicenti tifosi di X e di TikTok? Capisci che voglio dire? Io non è una difesa di Pioli, è che non c'è considerazione del quadro generale della situazione. Poi Pioli ha fatto degli errori e ci mancherebbe altro. Cioè, proprio se faccio la mia classifica, non è il mio allenatore preferito, ma mi sembra allucinante come viene raccontato e trattato da questi nuovi raccontatori di calcio casuali. Detto che, secondo me, come dire, le sconfitte di Pioli di quest'anno, che sono state anche piuttosto, alcune piuttosto rovinose, perché Milan-Roma non è rovinosa nel risultato, che è ampiamente recuperabile, però trasmette un'idea di calcio anche tattico in cui l'allenatore del Milan viene abbastanza sorpreso. Ho usato anche termini anche più forti. Ho detto sto surclassato a De Rossi, perché se un paio di mosse di De Rossi paralizzano tutto il Milan, beh, in effetti è abbastanza grave. Secondo me c'è un discorso, cioè i tanti punti che il Milan ha fatto e continua a fare, perché ha pareggiato ieri, una partita peraltro recuperata, ne parlavamo anche giovedì, sono punti che quanto pesano questi punti? Cioè, se tu sei tranquillo e fuori da tutto a gennaio in campionato, affronti anche gare in trasferta come Firenze, Roma con la Lazio, ma anche con la Sassuolo, con una leggerezza che ti porta poi a esprimerti bene in attacco, ma
Milan-Empoli 1-0, Milan-Lecce 3-0, sarebbe stata diversa se il Milan fosse stato a un punto o un punto avanti o un punto dietro all'Inter o in lotta per un quarto o quinto posto. Cioè, e lo dimostra il fatto che Milan-Roma, partita molto diversa a livello di pressione e di aspettative, porta a una serie di controprestazioni anche piuttosto sconfortanti da parte dei migliori, cioè Leao, Loftus-Cheek, Theo, Giroud, eccetera, Pulisic, eccetera. Quindi un po' l'allenatore, che evidentemente di cui non abbiamo nascosto gli errori, un po' dei giocatori che forse non riusciamo a valutare compiutamente, perché il giocatore per me forte si valuta quando conta, quando il vento soffia forte. E il Milan da gennaio ad aprile in campionato ha attraversato quasi sempre partite tranquille, anche questa, persino questa giornata gioca male ma non perde punti perché tanto pareggiano tutte, e quindi per me Milan-Roma 0-1 pesa di più di 5-6 vittorie, risultati utili conseguiti in campionato, perché era una partita con l'urgenza di un grande risultato. Parliamo di un quarto di finale di Europa League in una competizione in cui la favorita sta crollando e quindi c'è davvero la possibilità di vincerla l'Europa League. Il Milan, se togli il Liverpool, poi è lì con l'Everkusen almeno nei pronostici. Quindi per me, come dire, i 5-6 vittorie di fila con Verona, con Lecce, con l'Empoli, con la Fiorentina pesano meno della controprestazione dell'altra sera, che poi è rimediabile giovedì, così come il derby di lunedì a mio modo di vedere non conta nulla. Il campionato del Milan è finito a febbraio, poi sì, arriverà secondo, terzo, ma cambia poco, è giovedì che si decide il derby. Me non capisco perché si decide il futuro di Pioli, non perché Pioli debba aspettare il derby, cioè un derby amichevole per quanto mi riguarda. Poi i tifosi diranno non possiamo far vincere il derby lo scudetto all'Inter. Queste sono cose giuste dei tifosi, ma non contano nulla nell'economia di uno spogliatoio che pensa giustamente solo a giovedì e va valutato su giovedì e non sul derby dopo, che sarai stanco con l'Inter che è riposato, con i giocatori riposati da domenica, e quindi evidentemente favorita. È Roma-Milan che dice dove andrà il futuro del Milan. Il derby, secondo me, lascia davvero il tempo che trova. Eh sì. Allora... devo recuperare un botto di super chat, ragazzi. Io vi leggo, poi vedo che vi arrabbiate nel momento in cui non vado subito ai super chat. Però dateci il tempo anche di articolare dei discorsi, sennò diventa complicato. Scusi, Demone, Luca Zanotti. Quindi immagino si rivolga a te. Con me, Luca. Immagino proprio di sì. Ma quando è stata l'ultima volta che ci sono stati 8 pareggi in 10 partite? È la prima volta nella storia del football, almeno in Italia. C'è diverse volte 7, penso una decina di volte, 7 pareggi su 8, su 9, su 10 partite. Mai 8. Ma ricordiamo che c'è l'ottava e ancora in corso. Ancora su più, dice, quindi potrebbe vincere Roma, potrebbe vincere Udinese. Davide Squassoni invece utilizza la sua super chat per parlare male di Pioli. In una settimana salva il Sassuolo, ci fa uscire l'Europa League e fa vincere lo scudetto al derby. Mi pare che Sassuolo sia salvo, visto che è per un ultimo. Calma, per il resto il futuro non lo sappiamo. Non è ancora finita. Luca Ziggio, grazie ragazzi, ottimo lavoro in tutto quello che fate. Volevo donare 10 euro, ma farò 8 più 1 per far contento tutti. Questa è una stilettata. All'umorismo sulle donazioni. Esatto. E poi, vabbè, Pioli per me ha troppi limiti tattici, dice Alessandro Pisoni. Anche qui, insomma, vedremo giovedì potrebbe darci le risposte Pioli, visto quello che è successo poi giovedì scorso contro Roma di De Rossi. Allora io direi che quasi quasi andrei di Pastorale, che ma sì, andiamo a di proposito Pastorale. Di allenatori, a proposito di allenatori, Pastorale. Premesso, come abbiamo detto, che questo 32esimo turno di Serie A verrà archiviato velocemente, non so in quale bidone dell'umido, dell'indifferenziata, eccetera, ci sono cose che mi sono apparse un po' più chiare in questo weekend. Attenzione. Per esempio, è chiaro che Allegri, che è un grande ospite, come dire, delle nostre sentenze, di questo programma, è sempre qui. Stia disputando le sue ultime partite dentro della Juve, non perché l'abbia detto il Can o Giuntoli, eccetera, ma c'è un clima, evidentemente, anche alcuni dei suoi difensori stanno già iniziando, diciamo, a salutarlo, ma voglio dire, è la logica del calcio quando le cose non vanno troppo bene. Ho forse capito, e qui parlo in prima persona, ma come dire, mi confronto volentieri con tutti voi,
Che cos'ha questo allenatore di dissonante rispetto al calcio? Ma questo l'avevamo già detto, al calcio di oggi, ma anche al modo in cui si racconta e si spiega il calcio. Direte, ah, ben svegliato, ci è arrivato adesso. No, però c'è stato un passaggio che mi ha aperto gli occhi nelle interviste di Torino-Juventus. Ennesimo 0-0, partita noiosa, con poche occasioni, eccetera, eccetera. Quando Allegri è stato interpellato a DAZN nel post partita sulla partita, sull'opinione sulla partita, ha iniziato a elencare una serie di motivi per cui la Juve non ha vinto, ed erano tutti motivi che si riferivano a degli errori dei giocatori, e ha detto che Vlahovic non ha attaccato l'area sul tiro di Yıldız, che quello è il vero errore, è più grave di quello del palo nel primo tempo, perché è un errore, gli bastava fare quello che aveva fatto nel primo tempo e avrebbe fatto gol. E poi è molto giovane Vlahovic, c'è da capire. E poi Illing Junior si fa saltare in testa da Sanabria e rischiamo di prendere gol, però poi non prendiamo noi gol da quattro parti, ma poi Illing Junior è lui che si fa saltare in testa da Sanabria, e cose che si sono ripetute nel corso degli anni, perché ricordo attacchi a Miretti, attacchi a Chiesa, attacchi a Yıldız, sì certo, sono tutti dettagli che Allegri peraltro racconta anche con un certo fare sornione, come se lui giustamente si prendesse la briga di far notare a tutti noi dei dettagli che ci sono sfuggiti, mentre lui arriva dopo 10 minuti a fine partita e ci spiega perché la Juve non ha fatto gol e quindi non ha vinto la partita. Cioè è un addossare in maniera secondo me non molto elegante le colpe a giocatori che non sono scarsi, forse non sono dei campioni, ma non sono giocatori che vanno, come dire, puntualmente messi sul banco degli imputati, anche perché, correggetemi se sbaglio, non esistono allenatori che ogni volta che non vincono una partita si presentano in TV e dicono questo doveva fare questo, avremmo vinto. Se Chukwueze era 3 centimetri più indietro avrebbe fatto gol, se Acerbi faceva più attenzione alla Padula non avremmo preso il 2-2. Fanno discorsi giustamente più generici e più di gruppo, anche perché Nando, tutti e due abbiamo lavorato per dei club, sappiamo bene che se c'è una cosa a cui i giocatori stanno veramente molto attenti sono le interviste, non i discorsi al chiuso, ma le conferenze stampa in pubblico prima e dopo le partite. Quindi se Allegri, che questo lo ha sempre fatto, lo fa in maniera anche ripetuta, diverse volte nei 5 minuti di Torino-Juve intervista ha ripetuto che questo ha fatto questo di sbagliato, Vlahovic non fa l'imbucata per Chiesa, poi sulla giocata di Kostic non fa questo movimento, si è concentrato su Vlahovic soprattutto, mi sembra di capire che Allegri stia cercando, insomma, una scialuppa di salvataggio per se stesso, perché ritiene di essere stato un po', non dico scaricato, però un po' isolato sia dalla dirigenza, da alcuni giocatori. Chiesa reagisce non bene all'ennesima sostituzione, quindi sta cercando di salvare soprattutto se stesso. La stagione della Juve sta volgendo al termine, come tutte le stagioni delle altre. Rimane la Coppa Italia, che rimane un traguardo importante, però sono parole di un allenatore che ha di fatto, secondo me, già fatto la valigia. Ricky? Se non ha fatto la valigia, comunque parleranno a fine stagione. L'idea è che la faccia la valigia, e questo discorso che fa Giuseppe io lo sposo in pieno. È una delle ragioni, una delle colpe principali che dava Mourinho, quella di attaccare sempre i giocatori e non prendersi mai una responsabilità. Le dichiarazioni sono sempre tutte uguali: errori tecnici, siamo giovani, i giocatori hanno sbagliato, non c'è mai, forse effettivamente questa squadra non ha proprio un gioco scintillante, forse quel cambio è stato sbagliato, forse il tridente si potrebbe utilizzare, forse Yıldız potrebbe avere qualche chance, forse Chiesa potrebbe sempre non uscire per primo, è sempre tutta una colpa dei giocatori. Poi però se vince al 95esimo col guizzo di un giocatore non è merito dei giocatori ma è la mentalità dell'allenatore, è così, è l'avvocato di De Sica. Così non si può vincere, però nel mondo, siccome 50 e 49 sono numeri diversi, come avete imparato anche ieri sera, è difficile combattere con quello che viene raccontato. Lo recuperiamo subito. Sì. Lo recuperiamo. Nella tentacolare Barcellona che ogni tanto perde colpi dal punto di vista della linea. E beh, effettivamente, insomma, l'analisi di Allegri
l'ho ascoltata anch'io. Tu dici che sta cercando di salvare se stesso, facendo notare al mondo che la Juventus non è così forte come crediamo. Piace molto, non dico provocare, però mettere l'accento su cose che i commentatori, che lui non ama particolarmente, come abbiamo notato, dicono. E quindi adesso vi spiego io perché non abbiamo vinto. È una visione del mondo molto pragmatica, forse persino cinica. Nel calcio vince soltanto chi ha la tecnica. Infatti lui cosa fa? Sottolinea gli errori negli ultimi 30 metri, quelli delle punte, perché lo dice sempre Allegri, una volta da un certo punto in avanti del campo gli attaccanti devono fare loro la differenza. È tornato Ricky, ragazzi. Io ho imposto la fase difensiva, dove infatti la Juve è tra le migliori difese del campionato, ma in attacco è un po' il suo alibi da sempre. Ci siamo dovete pensarci voi, Ricky. Però non può essere che poi quando le cose vengono fatte è bravo l'allenatore e quando le cose non vengono fatte sono scarsi i giocatori. Se no così è un tema su cui non si può proprio vincere mai, capito? Non è fattibile. Vi stavo dicendo però che siccome il mondo si affanna a dirci che 49 è diverso da 50, è difficile combattere in questa maniera. È talmente facile la visione della Juventus, il blocco che questa squadra ha, il tappo che le viene proposto, esattamente come con Mourinho. Tanto, ci ho avuto ragione con Mourinho e c'ho ragione pure con Allegri, non vi preoccupate, basta solo aspettare. Se non è l'anno prossimo, sarà tra due anni. A un certo punto questo tappo che c'ha la squadra verrà tolto e voi vedrete la Juventus giocare in maniera diversa, fare cose migliori, giocatori migliorare, Ildiz esplodere e tutta una serie di cose che oggi non vincere qualche trofeo anche? Non le potete vedere, non lo so, tanto non vince neanche così, o comunque se vince la Coppa Italia in tre anni, perché l'altra fantastica narrazione di questa stagione è che c'è il grande risultato di arrivare in Champions League, ragazzi. Dal 29-30, cioè 100 anni fa, la Juventus è arrivata dalle prime 4 80 volte. A volte. Su 130, credo. Più di 80. Più di 80 volte. Non so, c'è una connessione ballerina. 89 volte. Quiz, quante volte sarà quante la volte Juve arrivata? Beh, secondo me tantissime. Beh, effettivamente considerare la qualificazione della Juventus in Champions League un traguardo mi sembra veramente eccessivo. Ovviamente no? È il traguardo minimo, perché una stagione senza coppe tu devi arrivare. È come un cielo senza stelle. È come un cielo senza stelle. Tra l'altro la Juve non è mai stato davvero a rischio, cioè nelle ultime giornate ha perso parecchi colpi, ma rimane comunque un 6-7 punti di vantaggio, anche se ha vinto due partite nelle ultime 11. Quindi è evidente che dietro non c'è nemmeno una rincorsa furibonda alla Juventus, no? Quindi sì, ma ripeto, sono cose di maniera, lo dici sempre tu Nando, è un copione che si ripete anche perché Allegri, a differenza che del passato, non sente una grande stima da parte della dirigenza che non l'ha scelto, quindi è normale che abbia altre idee, quindi è rimasto solo, forse anche un po', sente anche un po' di ingratitudine rispetto a una dirigenza che lui ha difeso negli anni, mesi, nella tempesta dell'anno scorso. Allegri è stato un po' lo scoglio al quale aggrapparsi. Adesso, però, adesso invece cambia il governo, no? E quindi cambiano anche il governo, come cambiano i ministri, cambiano i vertici della RAI, i vertici degli enti statali, e quindi cambia il governo anche la Juve e cambia anche l'allenatore, che non dà particolari modi di farsi confermare, diciamo, secondo me. Posso dire una cosa, se gli avvocati non trinciano i cavi del wifi del Sofia. Forse è lo spirito di Galeone che... Sì, anche, non solo. Diciamo che se tu 82 volte nella tua storia su 82 volte sei arrivato tra le prime 4, come fai a essere un successo arrivare tra le prime 4? Cioè, capite che non è un racconto credibile in nessuna maniera. Quando si dice almeno il raggiungimento dei primi 4 posti, ma è tutta la vita che la Juve arriva tra i primi 4 posti. Cioè, bisogna da 9 milioni a 1 per far arrivare tra i primi 4 posti. Ma stiamo scherzando? Dai, ragazzi, ma non può andare bene così. Non può andare bene così, ma tanto è vero, è talmente vero che non va bene così, che Pirlo, che ha fatto quarto, ha messo in panchina Ronaldo all'ultima giornata e ha vinto due trofei, è stato lanciato nello spazio, perché non va bene la Juve fare quarto posto e due trofei minori. Non va bene, non va bene. Puoi fare quarto e vincere la Champions, e allora ti tengono. Ma se fai quarto e vinci due trofei, non ti tengono. A Pirlo non l'hanno tenuto, hanno deciso di dare 25.000 euro al giorno a una persona che fa giocare la Juve in questa maniera. Andrea Agnelli, che è stato un presidente illuminato e illuminante, che è arrivato alla Juve a vincere, a fare 9 scudetti, a fare 2 finali di Champions League, quando c'è stata la situazione di Pirlo post-Sarri, gli è tremata la terra sotto i piedi e
ha fatto una minestra riscaldata che alla Juventus non ha portato alcun beneficio. Questo è successo. Questa è la storia della Juventus degli ultimi anni. È successo questo. Si è avuta paura che Sarri e Pirlo fossero troppo disequilibranti per quello che era stato il mood abituale della Juventus. Si è provata la retromarcia a prendere l'allenatore, che era una certezza. Solo che l'allenatore è una certezza e Allegri è una certezza, ma è una certezza quando ha la squadra più forte. Quando deve aggiungere lui, è una certezza al contrario. Stai tranquillo che non aggiungerà. La Juventus, se vale il secondo posto, arriva terza, arriva seconda, non arriva prima. Questo è il problema. Allegri è una garanzia di vittoria se la squadra vale la vittoria. Oggi, che alla Juventus non serve un gestore di campioni che vincono da soli, ma un allenatore, Allegri è l'uomo sbagliato nel posto giusto. Beh, è una chiusura. C'è poco da eccepire. Esatto, una chiusura che è così, come Santi Licheri siamo qui a dire sentenza chiusa. Anzi, io non vedo l'ora di sentire la seconda sentenza, perché non capisco bene a cosa si riferisca. Sì, perché il nostro Ricky, a precisare che non ci meritiamo, o meglio, non vi meritate Yannick Sinner. Che senso? Non ve lo meritate. Non ve lo meritate perché, magari non voi due che siete persone stimate e stimabili. Quindi io non me lo merito. No, Samuele, assolutamente non te lo meriti. Ma scherzi a parte, Yannick Sinner, ragazzi, quando voi vi domanderete ma perché questo ha vinto 10 slam, ha fatto vincere la Coppa Davis all'Italia, come mai è così più forte degli altri Yannick Sinner? Yannick Sinner è così più forte degli altri perché ha fatto una cosa che su 60 milioni di italiani 59 milioni e 5 non avrebbero fatto. Voglio lasciare un 500.000 di speranza al paese, diciamo più o meno tutta tra l'Alto Adige e la zona dove è nato Sinner, perché noi che siamo italiani, latini, focosi, incazzosi e lamentosi, su una palla fuori di quattro mani, su un punto così importante, ci facciamo arrestare. Io, Riccardo Trevisani, che ho giocato a tennis, ho smesso perché ho lanciato la racchetta a uno che c'ha solo pallonetti e non giocava a tennis pur di battermi, perché non sapevo smashare, come non so smashare neanche a padel. Che succede? Che ti viene l'incazzatura e saremmo andati a sbattere, a tirare la sedia del giudice di sedia, a tirare una pallata in bocca al giudice di linea, perché non è possibile una cosa come quella che è successa a Monte Carlo. Proprio non è accettabile nel 2024. È una palla uscita di tanto così. Non è normale. Sinner se ne frega. Ti dice io non faccio l'arbitro, ma avranno rubato una partita. Arrivederci e grazie. Non me ne frega niente, perché tanto vincerò ancora perché sono forte. La sua forza è nella testa prima ancora che nelle mani e nelle gambe. E quindi viva Yannick Sinner. E le polemiche ho sentito, Sinner però è stato un babbo, però si è fatto fregare la partita, però no, bisogna essere lì, bisogna essere tutti arrabbiati e farsi rispettare e non farsi fregare. Sinner se ne frega, vi guarda e ride e prova pena, perché voi provate a provare a influenzare, a rubare, a vincere scorretti. Lui vince perché è il più bello del mondo, è il più corretto del mondo e vincerà una marea di titoli esattamente per questo lato caratteriale. Aperta parentesi, ho cenato al tavolo a fianco a Tsitsipas prima di fare Fontana di Trevi, chiusa parentesi. L'hai omologata, hai omologato la cena? Hai omologato la cena? Ha puntata ancora no. No, non l'ho omologata perché non era neanche colpa di Tsitsipas. Poi tra l'altro c'era il padre che è un personaggio che tra l'altro ti ha fatto il pallonetto Tsitsipas pure lui a un certo punto. Allora l'avrei omologata. No, è che lì veramente la situazione, tra l'altro Tsitsipas è più alto di me praticamente, quindi non era proprio comodissimo andarla ad affrontare, e devo dire la verità è più colpa dei giudici che di Tsitsipas stesso, ecco. Poi dopo non è proprio la famiglia più simpatica d'Europa, ma è un grande tennista e va assolutamente lui sì rispettato. Io vorrei rivolgere un pensiero a chi è contro la tecnologia nello sport, perché che così era così bello. Questo ci vuole il romanticismo, il gusto dell'errore. Sai quante volte sento dire l'errore? Com'era bello l'errore? Com'era umano lo sport quando si sbagliava l'arbitro? Mia. L'anno prossimo anche sulla terra battuta verrà introdotto il falco. Sì, vabbè, perché poi alla fine ci arrivano tutti, no? Cioè, nel senso, anche gli ultimi romantici, chiamiamoli così,
a un certo punto si adattano, cioè vedono un arbitro che è miope e non è che puoi far passare una follia pensare un torneo che vale milioni di euro per un errore umano, cioè non esiste. Sì, perché poi lo sport che è cattivo e crudele ti dice adesso andiamo 4-1 ma torni indietro e poi quello perde la partita. Anche l'anno prossimo nella terra battuta verrà inserito l'occhio di falco, perché insomma, non si può, come dire, fermare e opporsi al progresso. E purtroppo è capitato alla giudice arbitro, ma anche a tutto il compartimento dei giudici, è grave errore. Io credo, Ricky, è vero che Sinner non ha voluto accampare scuse, al contrario del suo avversario del giorno prima, per esempio Rune, che ha dimostrato di essere molto lontano dalla maturità agonistica, nonostante sia molto giovane, non come Vlahovic, ma no, è molto giovane. E però secondo me il Sinner che non conosciamo, perché non conosciamo tutto di Sinner, come dire, qualche rimozione mostranza l'avrà fatta, secondo me molto educata e molto cortese all'organizzazione, dopodiché credo che userà giustamente questa sconfitta che probabilmente non ci sarebbe stata senza l'errore per, come dire, caricarsi ancora di più verso Roma, Madrid e Parigi. 4-1 non lo prende mai più, direi certamente non ci sarebbe stata la sconfitta, però io credo che dobbiamo prenderci tutto quello che Sinner ci dà. Hai detto mille volte tu stesso, no? È un esempio anche nella sconfitta e proprio questa situazione secondo me ce lo testimonia. Parliamo di uno che gira la racchetta sul ventilatore con la delicatezza con cui le persone girano i figli nella culla. È diverso Sinner, ragazzi, è diverso da noi, e grazie a Dio, perché ripeto, io in campo finisco che prendo 7 punti di penalità e mi squalificano dal torneo al 100%. Mi ha ricordato Trevi in una qualsiasi puntata del ring, devo dire. Pensa a fare il ring con Sinner. Con Sinner e Trevi. Proviamolo. Sarebbe fantastico, un ring tra Sinner e Trevi, con pulsantiere che volano. Con il padre di Zizi. Con il padre di Zizi. A leggere le domande, sì, sì. Sarebbe fantastico. Vabbè, vado a cercare, ragazzi, è qui in albergo, quindi posso cercare la stanza. Fantastico, non so, fai uno scherzo. Se ci sta ascoltando il padre di Zizi, dovete chiedere in greco, però. Esatto. In ginocchio, in ginocchio. Chissà se vorrà metterci il faccione anche il padre Zizio. Si avrà voglia. Non mi pare uno tanto restio alla telecamera, diciamo. Ho visto, certo. No, per niente. Somiglia un po' a Vlado Petkovic. Io l'anno scorso ho commentato una sua partita. E in questo Tsitsipas mi fa un po' tenerezza, nella quale i genitori hanno litigato padre e madre sul modo di affrontare la partita, e a un certo punto erano vicini, si sono allontanati, uno se l'è vista nella zona di una metà campo e l'altro nell'altra, e immagino che comunque tutta questa serie di cose non lascino il greco straordinariamente sereno quando gioca a tennis, sinceramente. No, sicuramente. Ricorda un po' anche come Djokovic, che in italiano mandò via uno dei suoi collaboratori. Sì, beh, poi come dire, la follia è compagna di viaggio dei grandi campioni. È vero. Comunque, insomma, piccola digressione sul tennis, che ci perdonerete, ma vedo che l'avete anche molto apprezzata in chat. Tra l'altro, torno sulla super chat perché Francesco P utilizza la sua super chat per dire: Allegri dopo la Juve avrà subito un'altra panchina. No, meno. Perché ancora un anno di contratto alla Juve, e vista il gelo che c'è nei rapporti con la società, non si fa. Possibile non rinuncerà. L'occasione per rimanere fermi. E poi, e la Dea, se incrociando le dita supera i Reds, può arrivare in finale? Secondo me, forse se supera Liverpool, vince l'Europa. Forse deve, ma sappiamo bene che l'Atalanta soffre un po' le partite in cui è favorita. Se mettiamo in contra il Benfica, che è una squadra inferiore allo Sporting quest'anno. Però è una squadra che, come dire, si adatta volentieri a essere sfavorita contro l'Atalanta. Detto che è il peggior Benfica degli ultimi anni. Sì, però è un buon punto per andare in semifinale. Poi i campioni sono stati sottotono per tutta la stagione. Però avere un Di Maria che magari ti gioca quelle 10 partite all'anno, ma te le fa bene. Rafa Silva o tutti i giocatori che abbiamo conosciuto l'anno scorso. È un cliente all'altezza del semifinale di Europa League. Non parte, non se la porta da casa. Quindi bisognerebbe fare attenzione. Se poi passa il Marsiglia. Parte che, secondo me, meglio il Marsiglia del Benfica. Trevi. A parte che deve passare il Benfica. Certo. Secondo me al Velodrome. Anche l'Atalanta. Sì, però io penso che l'Atalanta passi. E invece penso che per il Benfica a Marsiglia non sarà una passeggiata di salute. Ma quello che volevo dire era che questo Di Maria da 10 partite all'anno
è a 16 gol e 13 assist in stagione, questo che non poteva giocare a 2 che era, sì, che era un grande con problema. Tutta la buona volontà, questo grande problema che era per la, ah, per tu la Juventus, dici, certo. Dunque, tutto sommato a calcio sa ancora giocare, certo se non gioca lui e poi il centrocampo è 60 metri più indietro può diventare problematico giocare a calcio in queste condizioni. La stessa cosa che dicono adesso, come palleggiava bene Dybala a San Siro? E beh, c'aveva 6 persone intorno, palleggiava bene, sì. Prima, poverino, doveva fare segnali di fumo tipo Nicolas Cage quando sta ad Alcatraz e lo arrivano a salvare per dire io sono qui, c'è qualcuno vicino. E quella che non fosse della Paolo Calabrese. E nessuno qui! Capito? Non certo. Beh, sì, devo dire che il cambio è stato radicale. Di sodio. Esatto, sembrava un po' lì a navigare da sola, alla fine ha trovato qualcuno. Altre particelle, quantomeno Dybala. Vedremo se invece il riferimento alla Juventus c'era anche questa volta. Va bene, allora io direi che possiamo andare di ACPN perché sì, sono successe un po' di cose. Anche casa attuali, Lazio. Assolutamente. Anche attuale, esatto. Anche attuale. La CPN di stasera si chiama Luis Albergo, perché questa Lazio non è un albergo, nonostante la voglia trattare così a tutti i costi. Luis Alberto, che nel post partita di Lazio Salernitana, intervistato a Tommaso Turci a DAZN, domanda: credi nel progetto Lazio? Ha detto: io sicuramente non ne farò parte, anzi non voglio prendere più un euro dalla Lazio, sto cercando il modo di rescindere, lascerò il mio stipendio a qualcun altro, farò in modo che il mio stipendio darà a qualcun altro. Allora, Luis Alberto ha rinnovato quest'estate, ha lottato per rinnovare, ha rotto anche abbastanza le scatole, insomma, per ottenere le sue condizioni, ed ha rinnovato per 4 anni con la Lazio. E questo tipo di interviste, noi spesso appunto parliamo di quelle che sono le interviste pre post partita da parte dei giocatori e degli allenatori, che sono molto, come dire, protocollari. In questo caso è qualcosa che esce dal protocollo, è vero, quindi magari io l'apprezzo anche da un certo punto di vista. Dall'altro, io credo che i giocatori si debbano rendere conto del danno economico che creano alle aziende che li stanno pagando quando dicono determinate cose. Il valore di mercato in questo momento di Luis Alberto si è abbattuto totalmente, la Lazio non può rescindere da Luis Alberto. Luis Alberto è un asset importantissimo per la società, è uno dei giocatori più forti e quindi anche di maggior valore a disposizione della Lazio, ha un contratto lungo e quindi sul mercato può essere venduto a una cifra importante. Nel momento in cui Luis Alberto fa questo tipo di dichiarazione, che tra l'altro non è anche la prima nel corso della sua avventura alla Lazio, crea un danno enorme alla società che lo sta pagando. Infatti Lotito, che non è stupido, il giorno successivo ha detto: se Luis Alberto vuole andare via non ha capito nulla, non si fa così, deve portare una squadra che vuole acquistarlo e lo compra, di sicuro non può fare quello che gli pare. Ecco, ed è stato secondo me anche una trappola che Luis Alberto ha teso un po' all'ufficio stampa, a tutta la Lazio, perché insomma, come ricordava prima giustamente Giuse, noi abbiamo lavorato nei club, in squadre di Serie A, e di sicuro se un ufficio stampa di una squadra di Serie A sa che un suo giocatore ha intenzione di fare una cosa del genere o di dire una cosa del genere, non lo manda a parlare. Quindi evidentemente c'è stato anche questo cortocircuito, insomma. Luis Alberto ha colto un'occasione forse insperata per dire qualcosa che, a mio modo di vedere, doveva evitare assolutamente, perché può anche pensarlo, è legittimo che lui voglia andare via alla Lazio, ogni persona è libera di fare quello che vuole, ma deve sempre ricordarsi che ci sono delle condizioni da rispettare, dei contratti da rispettare. A proposito di contratti, mentre parlavamo, Felipe Anderson su Instagram ha annunciato che non rinnoverà con la Lazio, ha assicurato ai suoi tifosi che manterrà assolutamente il suo impegno costante, vivo, da qui alla fine. Lo ha fatto effettivamente, ha realizzato 2 gol nell'ultima giornata con la Salernitana, fischiato tra l'altro dai tifosi della Lazio, perché a quanto pare andrà alla Juventus. Però voglio dire, Felipe Anderson può permettersi di fare certe dichiarazioni,
perché Felipe Anderson andrà via a fine stagione perché è finito e il suo contratto con la Lazio. Dove, caro Nando? Alla Juventus? No, non va alla Juventus. Clamoroso colpo di scena, ha accettato la proposta del Palmeiras. Torna a casa in Brasile, roba di pochissimi minuti fa, lo stanno battendo proprio in questi minuti tutti i principali account. Cavolo. Decisione, scrive per esempio l'amico Romeo Agresti di certo. Gol, molto attento a rocose juventine. Invece no. Decisione comunicata in serata alla Juventus in fase di definizione della negoziazione. A Felipe Anderson ha accettato la proposta del Palmeiras. Quindi... scelta di vita, insomma, scelta di vita, torna in Brasile. Comunque, vabbè, sì, rinuncia al calcio ad alti sembrava livelli. Sembrava un po' balneare anche lui da qualche partita e clamoroso. Quindi va al Palmeiras. Vabbè, insomma, comunque, voglio dire, apprezzo molto di più quello che fa Felipe Anderson, che giustamente da qui alla fine giocherà ancora per la Lazio, però è assolutamente nella sua facoltà quella di scegliere un'altra squadra dove andare. Non ho per nulla apprezzato le parole di Luis Alberto, perché davvero secondo me non si può trattare la propria squadra come se fosse un albergo e bisogna avere un po' di rispetto. Non so qual è la vostra opinione al riguardo, anzi ve la chiedo immediatamente. Il titolo della CPN è leggendario, ringraziamo. Uno dei più belli di sempre. Grazie anche a Samuele Ragusa, abbiamo lavorato insieme. Siani Nando Gambusa è una joint venture straordinaria che ha tirato fuori questo titolo. Io sono rimasto spiazzato, veramente spiazzato da quello che ha fatto Luis Alberto, perché tanto sappiamo quanto ha combattuto per farselo fare il contratto, e quindi poi immaginare che si sia fatto fare un contratto per dire l'anno successivo me ne vado, probabilmente questo nato dal fatto che vede che l'allenatore non punta straordinariamente su di lui, se non in una partita in cui manca Zaccagni, ci sono tante assenze, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ha fatto il solito colpo un po' da giocatore particolare, qual è caratterialmente. È chiaro che la sua particolarità lo porta anche ad essere particolare in campo e quindi un fenomeno in campo, però nel complesso ci vuole anche rispetto per chi ti paga. Non è che un giocatore a scadenza di contratto ha detto me ne vado, è un giocatore con anni di contratto che ha detto me ne vado. E non c'è partita con una cosa che ha fatto Felipe Anderson, che tra l'altro andrà in Brasile, come diceva giustamente Pastor, e che volevo ringraziare pubblicamente per avermi fatto gol in 7 fantacalci su 12, non faceva doppietta dal 2015, io ho preso in 7 fantacalci la doppietta di Felipe Anderson, ve lo volevo raccontare così, in sede pubblica. Quindi Juve beffata, si può parlare di questo? Devo dire clamoroso questa notizia, anche perché insomma si torna in Brasile, vuol dire anche un po' dire... basta. Esatto, chiudere col calcio di altissimo livello, sembrava lunga, fatta la trattativa con la Juventus, lo stiamo dicendo da settimane, chissà quali saranno in retroscena di questo ripensamento, ci vieremo a sapere. La Saudade forse. Beh, ci stavo. Felipe Anderson non è neanche più giovanissimo, 93 forse. Sì, esatto. Non è domanda del quiz, vero Sam? No, avevamo convenuto sul fatto che a zero fosse un buon rinforzo per qualunque squadra. Sono un giocatore che può dare a certe condizioni qualità, evidentemente insomma lo ha un po', anche un po' le motivazioni l'hanno un po' abbandonato e preferisce tornare a casa dove comunque da dove viene, quindi insomma, ci sta. Su Luis Alberto, secondo me ragazzi la Juve non perde molto? No, secondo me no, mi sembrava abbastanza a fine corsa, diceva giustamente forse lunedì scorso Pastor che ormai non fa più una partita ogni 2-3 ma una ogni 5-6 e quindi per 6-7 partite l'anno un ingaggio molto grosso me lo do via e cerco anche di puntare su qualcosa di un pochino più fresco, tra l'altro in un ruolo dove la Juventus abbonda di calciatori secondo me. Poi sì, Luis Alberto molto deludente a livello anche di comportamento, anche proprio come dicevi tu, anche non solo con i compagni, anche con l'ufficio stampa, con la società. Abbiamo criticato tante volte Lotito in questi mesi, in questo caso ha fatto benissimo dire quello che ha detto, perché insomma ci vuole anche dignità nell'affrontare i problemi, non si può fare questo trucco, questo tentativo di imbroglio, perché insomma è un prendere in giro la società che ti paga, anche con le parole che ha detto, cioè rinuncio a tutti i soldi, date i miei soldi a qualcun altro come se fosse un sacrificio, perché se ti liberi a zero non posso non pensare che tu non abbia già qualcuno, la fila anzi, fuori dalla porta, e questo chiaramente la Lazio
lo ha capito bene, ma come l'hanno capito bene tutti, quindi mi sembra un comportamento in linea con le solite stati di Luis Alberto, che dice che va via. È uno che si vanta di essere anche uno spirito libero, è sicuramente un personaggio interessante che parla sempre in maniera anche brillante, però è anche una spia su un'area tantissima dello spogliatoio della Lazio non buona, con tanti giocatori anche un po' stufi di questo di andazzo, e quindi se in questo caso specifico Luis Alberto sbaglia, se consideriamo la situazione a livello generale, e lo Tito dovrebbe farsi anche un po' delle domande, perché una squadra come se ne dovrebbe fare De Laurentiis, una squadra è arrivata a seconda in 12 mesi, sembra una specie di colosseo con le porte aperte, che insomma non dall'allenatore che è andato via dimettendosi, in quel caso a tutti gli altri da Immobile, a giocatori anche minori come Romagnoli che hanno manifestato il loro dissenso più o meno privatamente. E insomma, ci sarà anche lì da tirare una bella riga a fine stagione. Lo Tito si è portato avanti con l'allenatore già rispetto al Napoli, però tutta la rosa è da rifare pesantemente. Sì. Soprattutto se dal giocatore in cui, nella stagione in cui parte Milinkovic-Savic, ti aspetti il salto di qualità, questo salto di qualità arriva solo a livello comunicativo, nel senso che esplode e lancia questa bomba nello spogliatoio come se già non ci fosse bisogno di ulteriore pace. Forse qualcosa che non va c'è davvero. Più di qualcosa, evidentemente più di qualcosa. Poi, come diceva giustamente Giuse, tanti giocatori sono a fine ciclo e non fanno nulla per nasconderlo, quindi quando è così bisognerà chiaramente fare una rivoluzione, come l'ha fatta il protagonista della terza sentenza. Allora, Ricky, prima della terza sentenza vi introduco con una simpatica clip. La voglia di giocare a calcio, la voglia di imporre calcio, la modernità del calcio di Xabi Alonso e del Bayer Leverkusen è una roba eccezionale, e fai fatica a segnalare un giocatore, a parte il gigantesco Wirtz che farà una carriera leggendaria, che ha 200 partite del 2003, perché là c'hanno un'altra mentalità, stanno un filo avanti, e il Napoli che non ha mai vinto e vince, il Leverkusen che forse diventa Leverkusen. Vediamo. Dice, aspetta, no, Pastore, però occhio che il Bayern Monaco ha prenototo il tasto dell'autodistruzione, secondo me, questa stagione. Da 12 mesi, via al volo. L'anno scorso che ha vinto il campionato il Bayern Monaco. All'ultima giornata con il Borussia. Con fatica. È già successo. Il Leverkusen. Anche secondo me, però. Pensavo prima di ieri, pensa dopo ieri. Però ci sarà comunque tanta pressione. Adesso devono vincere il campionato. Però il senso della sentenza era. Vi rendete conto che gli allenatori moderni fanno le squadre fanno cose che gli altri allenatori non fanno? Assolutamente, perché il Napoli ha vinto uno scudetto che non esiste e il Leverkusen sta vincendo un campionato che non esiste in faccia a una squadra 100 volte più forte che il Bayern Monaco. Xabi Alonso destinato a diventare allenatore di una delle top 5 europee, direi. Signori, come direbbe la chat, dateci le quote. Sembrava una scena di Oppenheimer. Il processo, prima del c'era anche il mango in mezzo allo studio. Si saranno resi conto del mango al centro dello studio, e quindi stavamo parlando di 12-13 febbraio, signori. E soprattutto, Ricky, hai vinto anche questa battaglia. Scusate, ho sbagliato. Ho sbagliato, sono arrivato un anno e due mesi prima, scusate. Ma infatti io ricordo una sentenza dell'anno scorso. L'anno scorso, addirittura. 12 febbraio 2023. Certo. Questa era quest'anno. Questa era quest'anno, ma comunque il senso era questo. Ah, era quest'anno? Era il mango, Io ricordo l'anno scorso, verso aprile, prima che entrasse la Roma in semifinale di Europa League. Prima, era prima ancora, giusto? Era il 12 di febbraio dell'anno scorso. Sì. Praticamente una cosa pazzesca, secondo me. Cioè, nel senso, io quello che volevo dire è non mi frega niente del concetto di avere ragione. Tanto penso di avere ragione, anche se i fatti non me la danno. Ma il concetto qui è, quando si dice contano i giocatori, vi rendete conto che il Napoli di Spalletti vince il campionato giocando a calcio in faccia a tutti e meglio di tutti, va via Spalletti, l'anno dopo fa 40 punti in meno di Spalletti. Vi rendete conto che questo signore, Xabi Alonso, è talmente bravo che prende una squadra che non ha mai vinto una mazza e vince la Bundesliga dimenticandosi di avere dei giocatori nei paraggi dei porti tipo quelli del Bayern Monaco, del Dortmund, dell'Ipsia o dello Stoccarda. Cioè, ha messo la quinta a ottobre, non ha mai perso una partita, e con una squadra che non ha storia, non ha niente,
ha stravinto la Bundesliga ed è in corsa per vincere l'Europa League. Io quello che volevo dire nella sentenza non è bello avere ragione, è bello che il calcio stia andando nella direzione di questi allenatori sempre di più. Le partite belle in cui uno non si addormenta non sono i derby che finiscono 0-0, né di Roma né di Torino, ma sono le gare del Bayer Leverkusen, che l'unica volta che ha fatto 0-0 perché si è trovato 11 della Roma a Cavaceci in area di rigore, uno sopra l'altro, sopra il portiere, per cercare di non far prendere gol a Rui Patricio. Questo è il fatto. Il calcio va da un'altra parte. Mettetevi l'anima in pace. Il calcio va da un'altra parte, va nella costruzione di gioco, va negli staff ampi, va nello studio degli avversari, non va nella direzione del calcio semplice, passa la palla a quelli con la maglia tua. Il calcio va da un'altra parte. Se siete obsoleti, rinnovatevi, evolvetevi, svegliatevi, perché il calcio è Xabi Alonso, il calcio è Spalletti, il calcio è quello che fa Simone Inzaghi, il calcio è liquido oggi. Non c'è il 4-4-2 e i giocatori forti. Ci sono quelli che rendono i giocatori forti, che poi sono anche forti i giocatori, perché con le pippe non si vince, ma con le pippe in panchina nemmeno. Giusto, giusto, Trevi. E perché resta al Leverkusen però Xabi Alonso? Quella è la grande sorpresa dell'anno, perché insomma, proprio perché si citava Spalletti, si pensava tutti a uno sbarco a Liverpool, al Bayern, addirittura al Madrid magari, chissà. Invece ritiene, sostiene Xabi Alonso, che ha ancora qualcosa da dare e da dire con questa squadra. Evidentemente ha avuto anche ampie garanzie che non sarà, come avverrebbe forse altrove, smantellata. È una squadra che ha 5-6 giocatori di livello assoluto, peraltro ulteriormente rivalutati da questa stagione, su tutti Grimaldo, ma naturalmente persino Schick, tutti i vari Frimpong, Adli, Boniface, che è tornato, Boniface che è tornato a segnare. Ti posso bloccare un secondo? Perché certo. Grimaldo è Di Marco, cioè Grimaldo è quel giocatore che è nato con un bel sinistro, ma era piccolino, non se lo filava nessuno, non avrebbe dovuto fare una grande carriera. Poi Grimaldo va via dal Benfica, incontra Xabi Alonso e diventa un alieno, come Di Marco incontra Inzaghi e gli ridà una carriera che probabilmente neanche Di Marco 3 anni fa pensava di fare. È proprio il nome giusto che hai fatto di tutti questi, perché Wirtz sarebbe stato forte anche senza Xabi Alonso. Ma Grimaldo, per il quale io impazzisco da 6 anni, perché non ho mai visto nessuno calciare la palla come Grimaldo, Xabi Alonso gli ha dato la capacità, la dignità e la continuità di diventare uno dei terzini sinistri più forti al mondo. Gli allenatori sono fondamentali, fondamentali. Tu puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non trovi quello che ti incanala, ti inquadra e ti aggiusta, tu non vai da nessuna parte. Direi corretto. Allora, c'è tuo amico Ricky Ciccio Formaggio 71. Grande! Che utilizza la super chat. No, però è Formaggio Ciccio. È Formaggio Ciccio. Vabbè, però dai, come dai carabinieri, insomma, allora, le generalità. Per quanto riguarda Ciucuezze, provo a dare una risposta alla chat e sta rompendo da 2 ore. Ho fatto una buona partita da 2 gol contro la 19ª in classifica. E anche contando i 2 gol annullati, non siamo ancora a 5. Ma sei tu, Ciccio Formaggio 71, Trevi? No, non sono io. E vi dico che secondo me Ciucuezze è assolutamente on fire in questo momento. È nel momento migliore della stagione. E ti dico pure che se fossi Pioli cercherei un sistema per farlo giocare con la Roma, per trovare il modo di metterlo contro la Roma. Cioè, in questo momento è caldissimo, l'ha dimostrato anche contro la Roma, non solo contro il Sassuolo. Ciucuezze ha cambiato la partita contro la Roma, è stato quello che ha, diciamo, portato il Milan al livello che avrebbe dovuto avere dall'inizio. Ora io non so qual è il modo corretto, se fargli fare magari il secondo tempo, l'ultima mezz'ora, o farlo giocare dall'inizio, ma Ciucuezze deve giocare più dei 14 minuti che ha giocato all'andata più recupero. È sicuramente caldissima, a prescindere se giochi col Sassuolo o con la Roma. Qui nessuno ha mai detto che è un giocatore scarso, ma semplicemente che era meglio pagarlo 20 complessivi che 33 e mezzo. E nella stessa discussione la mia frase completa è stata: io avrei pagato Okafor i soldi che è stato pagato Ciucuezze.
perché Okafor per me è un grande giocatore. Poi ovviamente il tifoso si prende solo la frase negativa e quindi ti viene addosso a romperti i coglioni per Chukwueze. Ma omologata! Dai, bravo Rich. Ma la questione è che il Milan ha pagato pochissimo un giocatore fortissimo come Noah Okafor. E io di lui vorrei sapere perché è stato in panchina tutta la partita, l'ultima, e perché è entrato solo all'82esimo contro il Sassuolo. Di lui sì che vorrei sapere spiegazioni da Pioli. E concludo, alla fine di tutto questo, e che Chukwueze è un buon giocatore, non è certamente uno scarparo, ma secondo me quei soldi sono troppi. La cosa che mi piace sottolineare è che io ho pronosticato 5 gol e 5 assist e non ci sta manco vicino a metà aprile. Quindi quando festeggiate perché ha fatto 2 gol in fuorigioco e dite «Ah, non ci hai capito niente, hai visto? Ha fatto 2 gol in fuorigioco alla 19esima della classifica». Guarda il quadro complessivo. Chukwueze ha giocato 870 minuti in campionato, 90 in Coppa Italia e circa 300 nelle coppe. Il saldo è 1300 minuti, 3 gol. Ragazzi, 33 milioni e mezzo coi bonus. Ok? Quindi, per cortesia, nell'analisi, fatela un pochino seria, un po', non dico diventate bravi e onesti, ma un pochino di serietà. Vi sembra la stagione adatta per dire che Chukwueze vale quei soldi? No, non è così, non è così. Chukwueze è un giocatore di colpi, che ha dribbling, che ha anche tiro, che deve sicuramente fare molto, ma molto, ma molto più di così per meritarsi la cifra che è stato pagato. Punto. Ricky, sfrutto la tua verve per chiederti un commento su un altro dei personaggi della settimana molto criticato, che commenterai anche domani sera, ovvero il Donnarumma post PSG Barcellona, che in Francia è stato molto criticato, in Italia non si perde occasione per criticarlo. Vorrei sapere la tua. La mia è che l'analisi mi piace farla anche spesso con i calciatori, e quindi mi confronto anche con i calciatori, perché nella mia visione dei 3 gol presi dal Barcellona, lui ha delle responsabilità enormi sul terzo gol, quando deve uscire nella palla che è praticamente nell'area di porta, quando segna Christensen il 3-2. A collargli il 2 pari, quando il Barcellona fa 2 passaggi e arriva in porta, Nuno Mendes non fa la diagonale, tutti dormono, c'è stata una palla persa che poteva averla persa De Jong anziché Donnarumma, non sarebbe cambiato niente, mi fa molto sorridere e lo trovo pretestuoso. La cosa che mi piace analizzare però è il primo gol, perché Donnarumma si prende un rischio che poteva tranquillamente non prendersi, incassava il gol da Lewandowski che segnava a porta vuota e faceva 1-0 il Barcellona, e nessuno sarebbe sognato di dire ha preso il gol Donnarumma, è colpa di Donnarumma. Invece Donnarumma, per salvare la squadra, si prende un rischio di fare quell'uscita e fa un'uscita difficilissima con la testa in mezzo ai piedi di Lewandowski e tocca pure la palla e la devia. C'è una discreta sfiga che la palla finisce sui piedi di Rafinha. E che Rafinha era solo totalmente. Perfetto, perfetto. Ma questo andrebbe a dare la colpa ai compagni, quindi non te lo dice mai nessuno. È sempre colpa di Donnarumma. Gli altri 4 pupazzi fermi non li considera mai nessuno. Mbappé che ha fatto un'altra partita ridicola, non lo dice mai nessuno. È sempre colpa di Donnarumma. Capisci? È la narrazione, è facilissima. Chi conosciamo noi? Chi è quello italiano? Donnarumma. Chi tiriamo la roba? Donnarumma. Capito? È come quando un anno fa Sinner non si fa così, la Coppa Davis, le cose, eccetera, eccetera. Purtroppo non siamo capaci di non distruggere i nostri giocatori. Quello che succede in Italia è assolutamente unico nel suo genere. C'è la totale distruzione dei propri giocatori sempre e comunque. Donnarumma è il principe di questi e ovviamente viene continuamente attaccato, criticato sempre. Non so cosa farà domani, se farà altri errori, se parerà un rigore o altro, ma di sicuro domani sera lo commento e ve lo faccio sapere. Vediamo. Allora, altra super chat. Nel frattempo, datemi un minuto solo. Lasciami un minuto, Samu, per favore. Certo. Ah, scusami. Vai.
Andiamo avanti. Noi, questo no. sono io. Ah, ok, andiamo, ok, ha bisogno di un minuto. Oggi sono io, cantava Alex Britti. Vabbè, ma non mi fate capire niente, mamma mia. Che partito oggi sono io di Alex Britti all'improvviso. Giuseppe Ungaro dice, quindi almeno su Okafor possiamo dare le colpe a Pioli. E poi vi ricordo, purtroppo, se utilizzate la super chat, non è che posso leggere proprio tutto, perché soprattutto se fate riferimenti ad altre trasmissioni, non mi sembra corretto. Ah. Quindi parliamo di noi, no? No. Certo, certo. È colpa di Pioli, però. No, che guarda, io sto pensando a questo perché insomma si parlava prima che Pioli potrà, visto che è anche partita a scacchi Roma Milan. E pensavo che, visto che ha giocato Loftus-Cheek titolare ieri, non benissimo, potrebbe magari partire con Pulisic trequartista, Chukwueze, Leao, Giroud. Perché Okafor non gioca più? Beh, in questo l'ha spiegato anche un po' Pioli. Okafor è visto da Pioli come il cambio di Leao, non altro. Perché c'è Giroud, Jovic, Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic al limite, non centrale. E Okafor è strano che abbia giocato 0 minuti contro il Lecce, perché a quel punto la gara era finita, ci si aspettava che entrasse, non è entrato. È entrato malino con la Roma, ma senza fare peggio degli altri, ha risolto Sassuolo-Milan. Però è interessante come abbia giocato tutta la partita nuova Leao, perché Pioli ha detto questa cosa interessante su Leao: è come se non avesse giocato contro la Roma, non lo faccio riposare perché non è entrato nella partita giovedì sera, e quindi non è come dire Bennacer o Reinders che hanno giocato in maniera intensa, è stato proprio fuori dalla partita, e quindi ha bisogno di giocare sia lui che Teo. Infatti le ha fatto giocare insieme tutti e due, nonostante come dire avessero giocato 90 minuti anche il giovedì precedente, le ha o meno perché è stato sostituito. Però per questo motivo Okafor non è rimasto, è rimasto in campo solo pochi minuti, peraltro entrando al posto di Adli. Detto ciò, la media gol di Okafor è straordinaria, e sono 6 gol, 5 entrando dalla panchina, spesso decisivi a Udine o a Roma con la Lazio. E col Sassuolo anche. Col Sassuolo anche, quindi è curiosa la stagione di questo giocatore, che anche lui non è stato pagato poco, visto il poco utilizzo che ne ha fatto Pioli. Mi fa pensare che il Milan era blindatissimo in quel ruolo, essendo Leao giocatore titolare fisso. Non dico che è stato un acquisto inutilmente cosa, perché ha fatto molte buone cose Okafor, però sottolinea la rosa di un Milan che in alcuni ruoli è sovrabbondante, forse anche giustamente, visto che ci sono tante partite. In altri ruoli, vedi, al centrocampo è molto più scoperta, e quindi si ritrovi a giocare la domenica pomeriggio a Sassuolo con Chiere e Gabbia, Chiere e Ciao, che non sanno difendere a campo aperto perché non hanno il passo. E un centrocampo Musa Adli che è piuttosto deboluccio contro una squadra che invece ti viene a prendere. E questo è un discorso che facciamo da agosto. Milan ha una rosa secondo me imperfetta, molto roboante il mercato estivo, che lentamente ha iniziato a dare frutti soprattutto da gennaio in poi, però rimane una rosa incompleta in alcuni settori, soprattutto quello centrale, dove la Roma ha pasteggiato giovedì sera perché ha dominato a centrocampo, dove il Milan soffre dall'inizio dell'anno. Ci sta. È finita la canzone di Alex Britti? O... Sì, stavo solo recuperando qualche messaggio. Salutiamo Mario Mirabella. Salutiamo, ancora? Salutiamo. Che ha pagato l'obolo, almeno lo salutiamo. Vabbè. Non è ancora finita la canzone di Alex Britti. Non è ancora finita la canzone di Alex Britti. Va bene. Allora, direi di dare anche un po' di spazio alla chat, così anticipiamo un po' di temi. Tra un po' apriamo i rubinetti, prima però c'è il Trevi Advisor e la giocata. Certo. Vabbè, un po' di rubinetti li possiamo aprire. Li possiamo già aprire, secondo me. Tanto la giocata, andiamo a aprire i rubinetti. Ah, esatto, apriamo già un po'. Waiting for the play. No. Waiting for the play. Non so come si dice rubinetto in... Ah, questo non è rubinetto. Diteci entro 30 secondi, vogliamo sapere. Esatto, rubinetto in inglese. Open the rubinets. Open the rubinets. No, sto scherzando. Intanto arrivano già le richieste per Pastor per le giornate. Rubinet, dice uno. No, sink, giusto? Sink. Certo. Sink vuol dire anche affondare. È sink, esatto, anche il fondo proprio è sink. Allora, ragazzi, vedo una prima domanda, così parliamo un pochino di Napoli. Questo Conte a Napoli, questo Conte che l'hai detto, speravo lo dicesse. Il Conte, l'avrei evitato. Tante volte Conte è un allenatore che ha una sua lista di priorità, e Napoli non è la prima.
ma non escludo che se vengono meno le prime scelte poi accetti Napoli. È un grande minuetto che arriverà a compimento al 10-15 giugno, quando poi gli allenatori vengono definiti, e sappiamo, no, anche quando c'è il campionato, che inizia subito la catena degli allenatori, quello occupa quella catena, tutti vanno sull'altro. Conte, secondo me, in questo momento rischia seriamente di rimanere come quello che al ballo della sedia rimane in piedi. Resta senza sedia anche lui. È possibile, per me è possibile. Ci può stare, anche perché non vedo alternative, onestamente. Comunque ci dicono che Tap è rubinetto e Sink è lavandino. Non abbiamo intenzione di aprire i lavandini, di aprire i rubinetti. Sono gli idraulici. Esatto, è tornato Ricky. È finita la canzone. E allora andiamo con i Trevi Advisor. Tranquilli che li riapriamo i rubinetti. Allora Poi li riapriamo. Advisor. Eccoci. Ve lo dico adesso che sta giocando poco, che non sta facendo grandi cose e che sicuramente penserete che sono matto, ma Valentin Carboni, il fratello piccolo, mi dicono è ancora più forte, ma è come la storia di Traoré e Diallo, lo voglio vedere e poi ne riparliamo. Ma Valentin Carboni, secondo me, rischia di fare una carriera più grande di quella che pensiamo. E lo dico non pensando inizialmente che potesse essere, per esempio, del livello di un Sule, e invece penso, visto un po' di cose anche su iScout, insomma, nelle ultime settimane ho fatto qualche approfondimento, e vi dico che secondo me questo ragazzo ha una capacità di unire, diciamo così, la tecnica alla gamba, che lo porterà a livelli altissimi. Ha avuto anche modo di assaggiare l'Argentina. Io credo che lui possa, non so se far comodo all'Inter, anche perché insomma nel 3-5-2 con le pressioni sono all'Inter non è ancora forse il momento, ecco. Però se fossi una Fiorentina che in quel ruolo ha tanti giocatori che non fanno gol mai, anche se oggi ha segnato Iconé, una squadra di medio-alto livello, io gli affiderei proprio le chiavi di casa a Valentin Carboni. Per me diventa un crack, ragazzi. Non dimentichiamo che non c'ha 20 anni. Vero. Tra l'altro mi dicono che probabilmente l'Inter, per finanziare il mercato, potrebbe proprio decidere di rinunciare a Valentin Carboni. Vedremo dove andrà. Nel frattempo Giuseppe mi segnalava un cortocircuito informativo. Non vogliamo prendercela con i giornalisti e i colleghi. Cioè, le vicende di Philip Anderson hanno fatto un po' invecchiare precocemente le prime pagine di Tutto Sport. No! Che, come dire, voglio fare un servizio a voi di Tutto Sport. Acquistate Tutto Sport, che è quasi da collezione domani. Esatto. Perché la prima pagina è forse già vecchia, prima di mezzanotte. Cioè, nel senso, non vogliamo prendere in giro dei colleghi, però è davvero il mercato che si muove in una velocità folle. Il mercato sono infiniti. È così. È purtroppo, insomma, per i colleghi di Tutto Sport, Felipe Anderson era certo promesso sposo della Juve, e invece, come vi diciamo prima, noi che abbiamo la fortuna di essere live e di poter cambiare le nostre informazioni live, perché io prima ho fatto la CPN dicendo che sarebbe andato alla Juventus Felipe Anderson, invece è andato al Palmeiras. Purtroppo questa fortuna i colleghi della carta stampata non ce l'hanno. Io però dico una cosa. Vai Trevi. Può capitare a tutti il buco di mercato. Sì. Se in questo caso l'informazione è sbagliata, la fiducia all'uomo sbagliato, la volta che viene usato, è una cosa che può succedere. Quindi da questo punto di vista massima solidarietà ai colleghi di Tutto Sport, un po' meno quando a inizio avventura di Xabi Alonso fecero un pezzo dicendo non riesce a ottenere risultati, Xabi Alonso uno dei flop del calcio mondiale. Vi parlo di quando invece qui facevamo l'advisor un anno fa. Quella è una lettura tecnico-tattica, e quella è un po' più difficile da perdonare, diciamo. La notizia può capitare di prendere il vento sbagliato. La lettura calcistica, insomma, credo che a Tutto Sport abbiano altri allenatori sbagliati vicini da vedere piuttosto che Xabi Alonso.
Prima della giocata vorrei segnalarne una io. Vai. Posso fare un tiro io? Vai, come no? Hai incrociato lo sguardo di Samuele per l'ennesima volta. Il rigore di Budimir in Osasuna Valencia qualche minuto fa. Andate a cercarlo. Perché che ha combinato? Non ve lo dimenticherete mai. No, non puoi capire. Budimir all'ultimo la riabilitazione di Simone Zaza. Come Simone Zaza? La riabilitazione di Simone Zaza. Sì, sì, molto peggio. Molto peggio. Sì, sì. Non voglio rovinare la sorpresa a chi non l'ha visto, quindi andate a cercarlo, si trova già un po' dappertutto sui social. Ultimo minuto di Osasuna Valencia, 0-1, quindi rigore per il pareggio dell'Osasuna. Budimir contro Mamardashvili, portiere georgiano. È andata male. Vedrete. Va bene. Allora, a questo punto però mi è venuta anche voglia di conoscere la giocata di Trevi, di chi parliamo? La giocata è quella di Leao, giusto Trevi? Eh sì. È la notizia proprio della giornata, che Leao, che questa stagione aveva fatto questo tipo di giocata 15-16 volte, riuscendo a fare gol praticamente solo con l'Atalanta, poi era sempre parata, uscita, palo, traversa, stavolta il destro-sinistro antipasto misto gli è uscito bene e ha fatto un grande gol. Ecco, la cosa per chi come me si tatuerebbe la surfata di Leao quando gioca a calcio è che deve fare queste cose anche nelle partite pesanti, e quest'anno gli è riuscito soltanto contro il Paris Saint-Germain. Per il resto ha bucato una serie di partite in maniera non da lui, e invece io lo vedrei sempre come a Sassuolo. Poi sempre non è possibile, però deve farlo anche nelle partite importanti, perché è proprio, cioè, è un giocatore talmente con una gamba superiore, una forza, un'accelerazione superiore, che si deve imporre di volerlo fare sempre. Eh beh sì, sono effettivamente quelle giocate in cui ti riempie gli occhi di bellezza Leao, no? Poi bisogna dare continuità. Beh, è ingiusto non citare Juan Tresoldi tra i protagonisti. È vero, no? di Leao, però Ricky, da parte tua è una dimenticanza che non mi aspettavo. Sì, diciamo che oggi lo vedevo sulla Gazzetta il peggiore Juan Tresoldi. Però è entrato nel terzo gol del Sassuolo, lui sì, recupera palla. Vabbè, il problema è che poi, secondo me, però anche nel primo del Milan. Diciamo che il Sassuolo non ha, diciamo, ieri sottolineato un'attitudine positiva, perché insomma, se vai 2-0 poi 10 minuti contro Milan, evidentemente con la testa altrove, e devi vincere poi la partita, soprattutto perché sei dietro, mentre chi è davanti può puntare ad andare avanti a pareggi. Il Frosinone si sta continuando a mantenersi vivo e fare 3 punti contro Genoa, Bologna e Napoli. Beh, non è male, e poi arriveranno le partite da vincere per il Frosinone. Poi c'è fra due, c'è la Salernitana in casa, per esempio. Però è vivo il Frosinone, è vivo. Più di altre, secondo me. Comunque Giuse, il tuo messaggio ha fatto proseliti, perché la chat sta già iniziando a scrivere che rigore orribile, che cosa bellissima. Però in compenso abbiamo perso un po' di spettatori, quindi tornate qui, stiamo aprendo i rubinetti in maniera ufficiale. Open the touch. Che ho combinato, che fracasso, il pastorazzo, andate dall'altra parte. Vabbè, dai, chat, il vostro momento, fate le vostre domande. Allora, io vi chiedo, vai, da Twitch, ne ho letto adesso. Vai, Boniface, certo. O Boniface, ancora non ho capito come sia la pronuncia corretta. No, per sostituire Osimhen a Napoli, ci chiedono. Troppo. No. Non lo so, Trevi, che dici? Che funziona così. Sì, basta prendere un nigeriano. Certo. Non è che se prendi il sosia rende uguale. Però per me Boniface è un giocatore molto forte. Molto forte. Poi se c'ho una valigia da 100 zucchine, che è quello che il Napoli incasserà per Osimhen, forse anche qualcosina in più, probabilmente se ho tanti soldi vado a prendere qualcuno diverso da Boniface. Giusto. Borsino e le retrocesse, The Flex. Io devo chiedere scusa al Cagliari, non soltanto perché oggi pomeriggio sono stato ospite di un bellissimo evento in Piazza San Babile, quindi ringrazio anche il Cagliari Calcio
per aver, come dire, aver pensato al sottoscritto e in generale a cronaca di spogliatoio, ma perché quel demone di Ranieri, 4 punti tra Atalanta e Inter, giocando benissimo anche ieri sera, non ha certo rubato nulla, anche se l'episodio del 2-2 è un po' controverso, ma comunque il pareggio è ineccepibile, anzi ha avuto anche l'occasione per vincerla. Assolutamente. E devo dire che questa squadra continua a trovare energie in doppi fondi, in cassetti, che sembra dietro showmuro dove è tornato, esatto, la ribalta. Questa gente qui, ieri Mina, al netto del rigore causato, rimane un giocatore di un leader difensivo che non ha avuto il Cagliari per 2/3 di stagione. Vero. E Viola, che è un giocatore che entra, cioè stiamo scoprendo Nicolas Viola come uomo da 5-6 gol stagionali, sempre entrando alla panchina. Questo è davvero un non è ovviamente a livello dell'Eister, ovviamente il biennio cagliaritano di Ranieri, ma a 70 anni, allenatore che sembrava davvero tornato per gratitudine a Cagliari piuttosto che per creare un vero progetto tecnico, sta costruendo un altro capolavoro di una carriera incredibile che ritengo sottovalutata al netto delle poche ma leggendarie vette della sua carriera. E anche questa è, se si dovesse concretizzare non sarebbe questo male. Questo biennio, cioè andare in A e salvarsi con una squadra che molti magari ritengono media, però guardate che il Cagliari quest'anno è stato davvero a lungo una squadra in grande difficoltà, e uscirne come ne sta uscendo adesso è quasi da Udinì, da prestigiatore. Vero. E ancora una volta ha fatto risultato con Lumumbo titolare, lo volevi dire, lo so che lo volevi dire. Sì, era Lumumbo è chiaramente il giocatore più forte del Cagliari. Secondo ma me proprio me senza discussione. Un po' altalenante. Però è molto, non lo so, a me è un tipo di giocatore che mi piace. Però in una squadra che è così comunque piatta, con pochi guizzi, avere uno che ti fa quel casino lì davanti diventa fondamentale, se non altro se vuoi, perché lui stanca gli avversari e poi magari arriva Viola più compassato e con più talento tecnico e gli fa gol. Però mi è molto piaciuta proprio l'attitudine della squadra sarda ieri, cioè è stata in campo con grande dignità contro l'Inter, che sicuramente sta trotterellando e non sta andando al galoppo come i primi mesi, però è stata lì, è andata sotto, ha recuperato, ha preso rigore, ha rirecuperato, ha rischiato e ha voluto provare anche a vincerla. Mi sembra veramente lodevole e da sottolineare. Ha fatto bene Giuseppe, secondo me, in questo, cioè la galoppata del Cagliari di questo finale. E secondo me, quando lui dice demone, no? Quindi sa bene di cosa parla Giuseppe. Di Ranieri, l'operazione delle dimissioni è un'operazione da demone, perché lui si dimette e sveglia qualcosa e lì raschia il barile, e chi c'ha da tirare fuori qualcosa l'ha tirato fuori. È vero. Faccio notare anche un'altra mossa che ha fatto ieri. Ieri l'Inter aveva vantaggio con 10 minuti contro Totò Jankto al 28esimo. Da mezz'ora non dà la partita persa. Cioè, questa a San Siro perdiamo, pensiamo alla prossima. Manda un messaggio alla squadra: io faccio un cambio tecnico al 30esimo, fuori Jankto, dentro Prati, perché io questa partita ci credo e voglio che ci credete anche voi. E per dimostrarvelo, vi do uno scossone forte. Faccio un cambio tecnico al 30esimo San Siro. Sì, sì. E non so quanti allenatori l'avrebbero fatto. No, ma siete fatti della stessa sostanza voi due. Poco da fare. Giaci Ferri, esatto. Super chat. Cosa ne pensate del secondo gol del Cagliari e dei due annullati al Milan? Allora, i due annullati al Milan sono due elaborazioni molto microscopiche, però io rimango dalla mia idea. Se abbiamo detto, lo diciamo ripetutamente, che il fuorigioco semiautomatico è inattaccabile, ma non perché siamo, come dire, veneriamo la scienza come fosse un dio, però ci sono degli strumenti estremamente sofisticati. Se li mettiamo in discussione, allora togliamo tutto, perché altrimenti capiterà mille altre volte questa cosa qui. C'è una spallina di 2 mm in fuorigioco, 2 mm è fuorigioco, altrimenti cambiamo le convenzioni, mettiamo la luce, ma poi arriveremo alla luce che c'era fuori gioco per 2 mm rispetto alla luce. Quindi ripeto, purtroppo è antipatico, posso capire chi si arrabbia per questi replay, queste elaborazioni minuscole, microscopiche, cioè. Però è, come dire, la legge che non ammette eccezioni di questo. Chiaramente Chukwueze, poverino, la prossima volta gli andrà bene. Tanto la partita non contava niente ieri. Mi dispiace sminuire il prodotto, però purtroppo la partita, cioè meglio domenica che il giovedì. Sul gol del Cagliari io ammetto che secondo me era da annullare, però leggo che molti dicono che non lo è, anche i dirigenti arbitrali dicono che non lo era. Sentiamo Ricky, rimango un po' confuso.
Per me è un gol bruttissimo da vedere, perché non comprendo il fatto che se la tocca e se la giusta per calciare il goleador è da annullare, se lo fa l'assist man non è da annullare. Per me è proprio una boiata mondiale dell'IFAB, una delle tantissime boiate mondiali di queste regole che cambiano in continuazione. Mentre sul fuorigioco quello che dico è, secondo me, anzi vi faccio vedere una diapositiva che mi hanno girato ieri della sala VAR del perché Chukwueze fare gol. È tutta colpa tua, quindi. Mi ha fatto molto molto ridere, ve lo devo confessare. Esistono anche dei, in quel vomitatoio di X ci sono anche dei geni e bisogna dargliene atto. Dico che se metti la luce, come dice Giuseppe, a un certo punto arriverai che per 2 mm c'è luce e 2 mm non c'è luce. Quindi abbiamo il semiautomatico? Funziona così: se sei un pelo avanti e fuori gioco, chi se ne frega? Ci sarà la volta che Chukwueze sarà in gioco per 1 mm e farà il suo gol in campionato, cioè non mi Esatto. Cioè vale anche il sembra contrario, discussione così come non inutile. sei in gioco di un millimetro, potresti essere in gioco di un Sì, millimetro. Vai Samu. sì, perché Christian Gyemma ci chiede a Pastore in particolare: non Vabbè. pensi che l'abito ideale per il Milan sia il 4-2-3-1? Se devo trovare qualcosa da imputare a Pioli è proprio il cambio al 4-3-3. Cosa ne Ma il 4-3-1 è quello che di fatto esiste adesso con Loftus-Cheek, che agisce molto più pensate? avanzato rispetto ai due mediani che di solito sono da titolari Bennacer e Reinders. È chiaro che parlare di sistemi di gioco in questo calcio, secondo me, è molto fuorviante, perché non ci sono più, a parte qualche caso, le linee fisse, no? La Roma dell'altra sera, che sistema di gioco era? Non è facile stabilirlo, per esempio. Sicuramente Loftus-Cheek dà parliamo di uomini, ecco, il Pulisic dà più qualità di Loftus-Cheek, però dà una forza d'urto che in certi contesti viene, soprattutto quando lui sta bene, e non sempre sta bene, non ha continuità fisica Loftus-Cheek. Pioli certamente è arrivato a questo sistema di gioco con qualche prova nel corso della stagione. In realtà ci è arrivato anche abbastanza presto, perché è un sistema di gioco che ha sposato fin dall'inizio, credo anche con l'apporto della dirigenza. Il discorso, secondo me, non è tanto l'interpretazione in sé, cioè quasi sempre è andato bene, specialmente negli ultimi mesi. E quando incontri allenatori, ne incontra due di fila adesso il Milan, nelle prossime 2 partite, che hanno saputo disinnescarlo, comunque limitarlo molto, e Pioli non sta riuscendo ad andare oltre quel 4-2-3-1. Cioè, quello va bene, però poi ci sono situazioni in cui devi anche Mi fa un po' avere dei di più. piani B. Lo ha fatto De Rossi, lo ha fatto meno Inzaghi, in realtà, che però i piani B sono continuamente interni al canovaccio. Beh, tutti i grandi allenatori sanno trovare delle alternative tattiche. Credo che Pioli, il futuro di Pioli al Milan dipenda da questa settimana tra l'andata e il ritorno di Roma Milan. Vedremo, Poi vedremo come andrà. c'è sempre il tema che poi sulla frase invece su cui sono molto d'accordo con Allegri, cioè che ci sono le categorie, nel senso che poi tu puoi dare un'infarinatura alla tua squadra, no? Però poi dopo, quando vinci con l'Atalanta, c'è Theo Hernandez che fa un cost to cost dalla sua area all'area avversaria e segna, un Leao che batte la Fiorentina, o Tonali che fa gol alla Lazio e a Verona. Cioè, poi dopo, alla fine, nel momento, quello che dicevi tu prima, dei giocatori e dei grandi giocatori, io lo sposo in pieno. I grandi giocatori incidono quando è il momento di incidere. E il Milan, secondo me, ha un sacco di buoni giocatori, molto pochi dei quali incidono quando devono incidere. Molto Questo pochi dei quali. è Sono abbastanza vero. d'accordo. Luca Zanotti dice: scusate, ma se si mettesse la regola al contrario, ovvero che se c'è almeno una parte del corpo in gioco regolare, non sarebbe più spettacolare. Però che qui, quale parte No, del più che altro corpo? sarebbe troppo svantaggiante per i difensori, forse, Cioè, ci sarebbero perché. molti più gol. Molti più Esatto, gol. Vabbè, insomma, da Però una valutare. cosa la Samu, possiamo altre, un altro dire, paio di una cosa domande? Una bella domanda da Twitch. Ah, l'IFAB. scusami, stavi dicendo Vai, qualcosa? Ricky, vai, Ricky. Che l'IFAB in questi cambi di regole che fa spesso senza nessuna logica, uno lo dovrebbe cambiare, il fuorigioco di rientro. Il fuorigioco di rientro è come la corazzata Potionkin, è una cagata pazzesca, perché se io dal Omologata. fuorigioco torno a prendere la palla indietro e quindi sono più sveglio i difensori che stanno avanti e ci arrivo prima e faccio gol, come successe a Vlahovic col Friburgo e in altre 1000 situazioni, ma perché devo essere punito? Partire da fuorigioco
è un vantaggio se si corre verso la porta dove devi segnare. Sono d'accordissimo. Se è verso l'altra, non può mai essere un vantaggio. Quindi fuori gioco di rientro è una cagata pazzesca. Il gol in Coppa Italia, il rigore tolto alla certo. Juve perché c'era Cambiaso che rientrava. Che rientrava, certo, bravo, certo. Invece ci sta il tocco di gomito che diventa buono perché è dell'assist man e non è del goleador. E quindi se si concentrano su queste puttanate mai viste e poi le cose veramente importanti non le aggiustano. Questa è l'edizione per chi ci ascolta dopo mezzanotte. Dopo mezzanotte. Senza bip. Esatto, esatto. È l'ora di... esatto, si va senza bip invece senza jack. Sì, io le penso le domande. Dice, sì, e poi vi chiedo un parere su che dire, ma prima questa. Ci chiedevano quale giocatore potrebbe essere più valorizzato dall'arrivo possibile di Thiago Motta sulla panchina della Juve. Bella domanda. Io ti dico... La Juve. Federico Chiesa. La Juve. Io avrei detto Federico Chiesa, stop. Tu dici la Juve. Tanta gente. Detto che a centrocampo la Juve ha bisogno di un restyling anche abbastanza profondo e penso che sia il primo pensiero di Giuntoli. Chiesa, non si può non pensare a Chiesa e forse anche Vlahovic che però ha fatto anche una ottima stagione in realtà. I giocatori di qualità, Yıldız, Ealing, l'eventuale Sulé se tornerà la Juve che non è un certo brutto rinforzo. Beh, con un allenatore che gioca un po' più propositivo, un po' verrebbero favoriti. Ma anche la questione è anche una questione di linee di passaggio. Io ricordo bene Locatelli fare stagioni straordinarie con De Zerbi, quindi mi piacerebbe vedere Locatelli in mano a Thiago Motta, vedere se può avere lo sviluppo che ha avuto per esempio un Calafiori, se può avere lo sviluppo che ha avuto uno Zirkzé, se può avere la continuità di un Ferguson a cui rinnoviamo l'in bocca al lupo per la rottura del crociato. Insomma, voglio sapere e voglio vedere una Juve propositiva cosa cava da questi giocatori che spesso sembrano pessimi, perché una delle grandi barzellette che vengono raccontate è i giocatori sono scarsi, anche con un altro in panchina rimarrebbero scarsi. Quando pensate a questa cosa, pensate al faccione di Daniele De Rossi e al faccione di Giuseppe Mourinho e pensate se la Roma di 6 mesi fa è uguale alla Roma che state vedendo da 3 mesi a questa parte. Ovviamente la risposta è no, la classifica anche è no, è tutto no. Quindi non è vero che i giocatori sono così. Abbiamo fatto l'esempio prima di Grimaldo, di Di Marco, eccetera, eccetera. Gli allenatori cambiano la vita dei giocatori e viceversa. E anche qui potremmo iniziare a cantare. Vi chiedo un parere su che dira, in particolare sulla partita che è stata Frosinone-Napoli, forse la più divertente del weekend. Scedira, Scedira, scusa. Ah sì? Ah, già. Non lo sapevo. Sai che hai già i mondiali. Innanzitutto. Sì, ricordo. Sì, la pronuncia corretta è Scedira. Abbiamo chiesto a Karim Barbieri. Innanzitutto possiamo dire una cosa marocchino. Fondamentale. Cosa? Sì, fondamentale. Certo. Frosinone-Napoli. Non si è giocata, era la prima di campionato, è finita con la vittoria del Napoli in rimonta dopo il rigore di Arrui. Si è giocata Napoli-Frosinone, no, lo dico a Samuele Gambusa che mi inverte i campi, che è una cosa che mi fa impazzire di più della vita. E, è stata bella però, ha ragione su questo Samu, cioè è stata una bella partita, molto ritmata, un po' balnearistica, con delle cose particolari, con Sulé che sbaglia il rigore il giorno del suo compleanno, con Osimhen che si danna l'anima e alla fine fa gol, e con Meret che mi sembra un paperino. Cioè, noi abbiamo Giuseppe Gastone in studio, no? Che comunque è quello bravo, che si ricorda le cose, e poi c'è Paperino, che è Meret, che non neanche nel giorno in cui para un rigore può essere l'eroe perché si fa da solo il gol del Frosinone. Cioè, pazzesca come cosa, secondo me, e la dice anche molto lunga sul fatto che in questo momento di esplosione di portieri Meret forse va a fare il terzo all'europeo, ma in questo momento non è neanche tra i primi 5. E a proposito di portieri e a proposito di Napoli-Frosinone, Turati ha fatto una partita pazzesca. Vero, insomma, Turati è questo portiere qui, no? Cioè, è uno che fa super parate, poi magari ti fa un errore banale. Segna? Cosa vogliamo dire? Che vuol dire? Montagna russa. 8, 4, 3, sì. 9, 7 e mezzo, 5, deve ridurre una delle due cose, ci deve far capire se è carne o pesce. Per me ha un talento enorme, quindi è più facile che spariscano i 3 e i 4 piuttosto che spariscano gli 8 e i 9, perché fa delle parate
veramente c'è la parata alla Turati, cioè la parata che non si può fare la fa Turati. I Turati di Gregorio sono quelle delle parate che non si possono fare, però di Gregorio non fa 12 cappelle a campionato. Questa no, è la cosa è vero. Che fa la differenza. Primo anno in Serie A per Turati, sì. Quindi c'è certo, per migliorare. Samu, ci sono due super chat. Due super chat e poi, okay. E poi andiamo di rings. Davide Di Santo che dice: siete giunto, li avete 100 milioni, chi vendete, rinnovate o comprate? Secco, dai, chi vendi? Beh, mi pare che Bremer non lo dica io, ma è abbastanza chiacchierata la tua cessione. Io venderei... no, dipende dall'allenatore. Perché giunto lì e Thiago Motta. Thiago Motta, quindi chi vendi? Purtroppo Rabiot non lo puoi vendere, ma andrà via perché penso che andrà via. E Kostic. Vendico, rinnovi chi rinnovi? Rinnovo sicuramente i giovani. I giovani, secondo me, Ildiz. Sono. Beh, sì, Sule, Ealing. Ealing non lo so. Sule, Ildiz, ma mi terrei anche buono Barrenechea. Chi compri? Centrocampo si parla di Cop Mendes che sarebbe perfetto per la Juventus, ma sono tanti centrocampisti che giunto li conosce e sa e farebbe valorizzare un allenatore nuovo. Quindi Ricky, chiedo anche a te chi vendi? Quante ore abbiamo? No dai, secco, se no lo facciamo troppo tardi. Chi vendi? Un nome. Chiesa. Aspetta, perché? Scusa, vedi che avevamo perché, per forza, che non me l'aspettavo. Perché secondo me c'è ancora mercato e quindi è uno su cui puoi monetizzare. Perché non credo che Bremer, che hai pagato 50, oggi tu lo possa vendere a 70. Ah, scusa, no, 50, 41 più 8. Esatto. E non credo che tu lo possa vendere. Non credo che tu lo possa vendere a 70. Mentre Chiesa, secondo me, ancora 40, qualcuno te li può dare, nonostante la devastazione tecnico-tattica che ne è stata fatta impropriamente. Quindi è uno che secondo me ha grande mercato. L'anno scorso la questione Vlahovic non si è riuscita a venderla. Chiesa non è che io lo venderei perché non mi piace Chiesa, sono pazzo di Federico Chiesa, però penso che sia il giocatore della Juve che possa avere più mercato, soprattutto Ealing, Ildiz, Sule, ho delle alternative che posso far giocare. Certo che se li metto a fare i terzini come l'anno scorso o come quest'anno, Ealing fai un po' più fatica a metterli in un contesto offensivo. Però chi rinnovi invece, Ricky? Tante cose andrebbero fatte. Chi rinnovi? Io ti dico, la Juventus ha per me un valore molto alto di squadra, che se ne dica. Per me ha giocatori molto forti, quindi ha dei giocatori come Bremer, come Szczęsny, come Rabiot, come Vlahovic. Non è che è una squadra che tu devi rifondare, devi sistemare delle cose. McKennie non deve essere un titolare, ma deve essere una prima riserva, quindi devi prendere una mezzala di qualità. Io prenderei Kop Meiners, per esempio. Ok, e quindi chi compri? E quindi chi compri Kop Meiners? Primo che compro la Juventus è un centrocampista di quel livello lì che cambierebbe la struttura completamente della squadra. E poi comprerei un terzino sinistro. Comprerei il Grimaldo della situazione. Allora, mi chiedo per favore a Samuele di recuperare la pulsantiera. La pulsantiera, ok, scusa. E lì, Samu, io leggo nel frattempo l'altra domanda della super chat di Asdrubale, che dice: le quattro semifinaliste di Champions ed Europa League. È un saluto particolare a Trevi, visto e conosciuto in aeroporto 2 anni fa. Ciao Asdrubale. io voglio provare a tenere in Champions League quelle che avevo detto. E quindi City, Arsenal, Paris in ginocchio. Arsenal, messo il faccione, Samuele. Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Ma dopo l'andata, almeno per 3 su 4 quasi cambia idea. Tu chi dici? City, Atletico, Barcellona e poi è Bayern Arsenal supplementari. E passa? Passa Bayern. Anche secondo me. Ho cambiato idea anch'io. L'Arsenal mi sembra un po'. Si sia un po' incupito. E in Europa secondo me li accappotta il Bayern. Anche secondo me, Trevi. Io sono di team Trevi. Sono rimasti scioccati da ieri. Per me si accappottano. Sì, sì.
in Europa League. Beh, spero bene che l'Atalanta non faccia scherzi, anche se non è detto. Cioè, non perché l'Atalanta non mi fidi, però il Liverpool è una squadra che non si fa problemi ad attaccare. Chiaro che Liverpool concederà molto dietro, e quindi l'Atalanta dovrà rimanere lucida e colpire lì. Penso io Benfica, non la voglio vivere penso... quella serata. Come? Non la voglio vivere quella serata in cui nessuno. E passa il Liverpool ai rigori, penso Benfica, penso Leverkusen, Roma Milan, dipende come sempre il Milan nei primi 10 minuti. Se il Milan gira può anche passare il turno, se però è quello che abbiamo visto giovedì si capisce subito. Ok, quindi i primi 10 minuti fondamentali. Il Milan degli ultimi 3 anni è, si capisce dai primi 10 minuti con la partita. Vedremo. Se c'è o non c'è, poi magari c'è l'episodio, una cosa a favore, a favore. Però la grande serata il Milan l'approccia sempre molto bene o molto male. O molto male. Vedremo. Come sarò allo stadio? Sì? Se basta mi puoi avvisare nella nostra chat di Fontana di Trevi dopo 10 minuti, perché così almeno capisco bene. Sì, sì, la sarà mia premura farlo. Ti manderemo il cronometro. Trevi, sono passati 10 minuti. Marco Vaggi chiede quanto è alto Samuele Ragusa. 1,84. Vabbè. La televisione pensavo fossi alto. Vabbè, anch'io pensavo fossi più alto. Non mi difendo, ho capito, voi siete 1,92 e 1,95. Il Trevi è un cavolo. Veramente, poche volte ho visto giornalisti più alti di me e uno è Riccardo Trevisani. Va bene. Signori. Se. Pronto il tasto sbagliato. Giù i tablet. Giù i tablet. Questa volta lo dico io, giù i tablet. Lo devo mettere giù anch'io perché è il momento del ring. E allora ricordi le regole, Samu, quando non c'è Trevi. 10 domande, Nando contro Pastor, con l'aiutino, come si suol dire, ovvero i 3 bonus da poter chiedere a Trevi. Esatto. Una volta prenotato e utilizzato il pulsante. Allora, via col punteggio. Faccio quella cosa che piace tanto fare a Nando, ovvero... Attenzione, non tagliarti. Allora, fammi notare. No, perché questo l'ha fatto Fernando. Sì, perché prima ci sono domande. Prima abbiamo registrato la scaletta. Prima abbiamo registrato un quiz io e Pastor e ho perso 3 quiz. No, non voglio spoilerare. Però ho perso un quiz davvero malamente. Ah, è spoiler, cioè, ho perso, quindi figurati che spoiler è la normalità, ma ho perso sempre per una, quindi. E allora iniziamo. Male, mi sono arrabbiato molto con la scaletta. Vai. Pensa se adesso perdi per uno. Volete davvero saperlo? Are you not entertained? Vabbè. Follia de. Esatto, follia de. Prima domanda, signori. Vai. Secondo gol consecutivo per il numero 10 del Cagliari, Nicolas Viola. Ma io vi chiedo in cosa si è laureato proprio qualche mese fa. Psicologia. Ho capito, è manco il tempo beh, di ma che è tuo amico, come fa a sapere? Sai, perché lui aveva i tatuaggi sul viso che si è fatto cancellare, perché evidentemente ha messo la testa sui libri e ha detto voglio capire il profondo della mia psiche. Del perché ho fatto questa cosa. Esatto. Vabbè, insomma, prima... Ne avrò bisogno anch'io, credo, di un laureato in psicologia. Freud sul viso e quindi lo sapessi per quello. No. Vabbè, psicologia, questo, ecco, vabbè. Niente, vabbè. Seconda domanda. Oggi ho fatto una cosa per il Cagliari. Mica sei andato in università, però, scusami. Sapeva. Seconda. Vai. Doppietta di Walid Scheddira, a questo punto, contro il Napoli, squadra che detiene il suo cartellino. Ma qual è il suo numero di maglia? Riccardo Trevisani, mi dai una mano? Inizia col 7 e non mi ricordo il numero dopo. E finisce con questo classico che l'aiuto di te è sempre sbagliato. Non ho capito. No, vai Ricky. C'è una lunga casistica di aiuti infruttuosi, però vabbè. Vai Ricky, dai. 76. No! 77. No! È il 70. Era molto più semplice. Mannaggia. Va bene. Sprecato un aiuto. E allora seguimos. Vai. Aspetta che vi rimetto. Adelante. Ecco, adelante Pedro. Vai. Terza domanda. Il VAR nega per 2 volte la gioia del gol a Samu Chukwueze. Sì. Ditemi il suo anno di nascita. 99. Corretto. Sì. Corretto. 1-1. 1-1. Ale. Ho fatto le tue veci, Trevi. Questa è bella, ve lo dico. Sì, la sapevo, poi tra l'altro sono abbastanza informato sull'argomento.
Chi festeggia in Sassuolo Milan è invece l'Orienté. Ma in che squadra ha giocato il francese prima di passare al Sassuolo? Lorient. Lorient. Lorient all'Orienté. Lorient. Questa domanda era per la gag. No, L'Oreal Oriente mi ha fatto molto male. l'ho accusata. Anche la quinta domanda è molto carina. Ok. 0-0 al Dallara tra l'Euro Bologna e il Monza. Ma nel 4-2-3-1 di Palladino, chi erano i due mediani davanti alla difesa? La provi? Prova ad andare da Riccardo Trevisani. Ah. Oh. Strano che non sia sull'aiuto. Pessina. E Akpak Pro. Uno su due. Ah. Ah. Akpak Pro. Akpak Pro. E Gagliardini? No! No! Erano Bondo e Akpak no. Pro. Che amarezza. Attenzione, contestazione. Bondo giocava trequartista, erano Pessina e Akpak Pro. Attenzione. VAR. Samo, vedi la chat temo cosa dice. Devo doverti smentire, ma solamente perché ero in coordinamento. Il testimone oculare. Quindi ti vado a recuperare il messaggio nella chat del gruppo del telecronista. Vabbè, non voglio vedere, non stavo cercando le formazioni. E io chiedo a Palladino, allora chiamo. E io non gioco più. Eccolo qua. Allora. Formazione da ragione. Formazione ufficiale. Non si vede. Questa cosa la provi sempre o funziona mai? Vabbè, comunque. Hai ragione tu. Che dica al campo la formazione. No, Pessina trequartista, hai ragione. Pessina trequartista. 2-1. Complotto. Bondo. Andiamo avanti, sesta domanda. James Bondo. Vesino ritrova il gol e contribuisce alla vittoria della Lazio contro la Salernitana. Ok. Nomina tutte le squadre in cui ha giocato. In Italia. Allora, non lo so. Immagino. Chi ha giocato? Ha giocato sicuramente con l'Empoli. Ha giocato sicuramente con la Fiorentina. Ha giocato sicuramente col Cagliari. Ma chi? E con la Lazio. Queste. Risposta incompleta. Mannaggia la miseria. Dimmi. Dimmi, Samuele, la domanda. No, la domanda era in Serie A. Sì, ma ne manca una. L'Inter. Manca proprio l'Inter. Pensa a vincere contro Trevisani su Vesino all'Inter. Pensa alla realtà romanzesca. Dove sei finito? Secondo me Ricky la sapeva se la chiedevi. No, ragazzi, no. Naturalmente la sapevo. Stacco su Trevisani. La gente da casa. Esatto. Perché non ho detto l'Inter? Perché non sei preparato sull'internazionale di Milano. Mi sono concentrato nelle A. Che pasticcio. Ragazzi, voglio concludere così. Questa roba come diventa un meme. Come Ciclope di X-Men. Mamma mia, come ho fatto a non dire l'Inter? Santo Dio. Uffa. Scusa, Rick. Quanto è? 3-1. Ok, settima domanda. Questa è divertentissima. Vai. Luca Gotti sta trascinando invece verso la salvezza, ma non tutti sanno che ha conseguito due lauree, una in scienze motorie e pedagogia e due master in didattica e management. In quale prestigiosa università di Milano ha insegnato? Cattolica. Ah, e questa come la sapevi, eh? Che io so tutto di Luca Gotti. Maldito. Alla Cattolica. Quindi saresti 3-2 con Vestino, Fagiano. So che insieme lì. Cioè, dava degli esami, c'era il professor Gotti in camicia, così. Grande seduttore, come al solito. Questa la sapevi? No, non avevo minimamente idea, ma sto pensando che saremmo 3-2 per noi se quel Fagiano non avesse dimenticato l'Inter nella carriera. Non ha detto l'Inter, tre, incredibile. Andiamo avanti. Se solo conoscesse un telecronista che ha commentato un gol di Vesino, mannaggia. Orgoglioso e nando. Veramente. Ottava domanda. Non chiamatelo più Leverkusen. Sia mai. Guida Leverkusen al primo titolo in Bundesliga della propria storia. Ma che squadra ha allenato prima di approdare in Germania? Vado da Riccardo Trevisani. Addirittura. E Mari lo sa. Madonna santa. Neanche questa volta. Lui ha allenato. Ha cominciato nelle giovanili del Real Madrid e poi è andato alla Real Sociedad, secondo me. Quindi la Real Sociedad è la risposta.
No, no, perché purtroppo no. Vado io? Come sì. No? La Real Sociedad B. Sì. No, eh sì. Che sciacallata, che sciacallata la mia. Vabbè, però io intendevo quella, però dai. Da non confondere con il Porto B. La categoria è la stessa. Che vuol dire che società è stata società, Real Sociedad. La domanda è che società è ho capito, però scusami, l'allenatore della Juve Under 23 non è l'allenatore della Juve. Ma tu mi hai chiesto la società? Ma volete farci proprio nominare chi non si può. In quale squadra ho anche detto che prima è stata Real Madrid, cioè sono tutto la ragione Samuele se vabbè. Volete sapere la mia andiamo avanti allora diciamo pure che potete ancora pareggiare anche solo con le domande. Scusate. Ho finito gli aiuti che mi sono, sono serviti tutti. Pronto? Ricky? Sì. La domanda è incompleta perché ha allenato anche le giovanili del Real Madrid, quindi in è quale sbagliata. Allora aspetta, fermi. Che prima delle percorse, prima di approdare in Germania, che squadra? Squadra l'ultima squadra che ha allenato. Niente da fare, Ricky, andiamo avanti, dai. Possiamo pareggiare, possiamo farci. Rovesciata decisiva di João Félix che decide il match tra Barcellona e Cadice. Il portoghese è tuttora il terzo acquisto più costoso di sempre nella storia del calcio, 127 milioni da Atletico a Chelsea. Quali sono i primi due acquisti? Neymar e Mbappé. Corretto. 4-3. Mi sai dire anche le cifre? 220 222 Neymar. Siamo lì. 222 e 180. 222 e 180. Pure i palloncini. quando ci sono i soldi di mezzo. Mbappé 160. 180. Non fate, e la chat, lo diciamo la chat, non fate quelli che controllate su Wikipedia perché risulteranno anche Coutinho e Dembélé che però hanno preso 40 di bonus e non contano. Noi parliamo di prezzi proprio, meno male, altrimenti li avrei sicuramente. La qualità dell'informazione, diciamo, bravo. 4-3. Ultima domanda e poi andiamo con le carriere. Per il pareggio. Secondo gol consecutivo per Guardiola tra Champions e Premier League. E City che vola in testa al campionato. Ma da quale squadra lo ha acquistato? Chi ha prendato? Io. Ai. Come io? Due, non due, sono io? Io. Era due. Ma... sì. E tu, due? Io. Ho visto lampeggiare, io ho visto lampeggiare quello di Nando. No, sì. Giusto, giusto. Perché è stato insieme è venuto prima lui. Lipsia. Vai, Nandone. Lipsia, giusto, corretto. Pareggio, 4-4. Pareggio. No, era due. Ah, giusto. Beh, ho schiacciato. Tutto merito degli aiuti. 4-4, Trevi, con tre aiuti bruciati. Tutto merito degli aiuti, ragazzi. Tutto merito degli aiuti. Tra l'altro, adesso con le carriere come facciamo? Aspetta, con le carriere facciamo che c'è un aspetta. Aiuto in più. Dimmi tu, basta. Certo. Un aiuto in più nella mano. C'è una cosa che devo dire, però. Vai. Cosa? Tra l'errore di Vestino e lo scippo di Xabi Alonso abbiamo dominato sto quiz. Però Trevi, noi purtroppo veniamo... Testa alta. Veniamo sempre meno, come dice a Napoli, nelle cuciture. Andiamo meno nelle cuciture. In chat si parla di Pastore League. È un po' Pastore League, vabbè. Io su Vestino mi sono messo... È il dottor Ragusa che ha... Fai le carriere così, tanto non c'è. Faccio le carriere così, vabbè. Allora, lasci in two box. Tanto il punteggio è 4-4, sì. Lo andremo aggiornando volta per volta. Vabbè. Prima carriera, un punto, primo livello. Dal 2010 al 2015 Sampdoria, 132 presenze e 4 gol. Dal 2015 al 2019 West Ham United, 91 presenze. Obiang. Pedro Obiang. Bravo. 5-4. E Sassuolo, tre squadre ha fatto. Sì. E poi Sassuolo, allora lo facciamo vedere, guarda qua. No! Buonasera, sono Massimo D'Alema. I grandi classici. C'è una volta che non sbaglia Manchester United. Vabbè. Proprio è Salderiso, un grandissimo pasticcere. Mannaggia. Il pasticciere. State calmi. 5-4. Anch'io ho visto solo lo United. Non so. Il maledetto United. Secondo livello e seconda carriera. Vai. 1994-95 Bayern Monaco, 9 presenze e 0 gol. 95-96 Norimberga, 12 presenze, 1 gol. 96-2005 Bayern Monaco, 166 presenze, 8 gol. E qui si inizia a fare croccante. 2005-2006 Roma. Cuffur. Vabbè, dai. Bravo.
Voi chiedete Livorno no. C'era dopo forse. C'era Livorno, ora ve la faccio vedere. Aspetta, ve la faccio vedere. Mi raccomando, vedere. Sì, sì, vediamo quale carriera vi svelerò in questo momento. Ah no, all'Aia, la Sante la Sante Cotoco. Esatto, perché dammi Livorno 18 presenze, poi di nuovo la Roma con 0 presenze, una piccola parentesi all'Ajax da 2 presenze e la Sante Cotoco non c'è dato sapere. Se fossi partito dal basso, quindi partendo dalla Sante Cotoco, avrei indovinato io. Ma si trova la Sante Cotoco, non ho la più pallida idea. Lui era ganese. Ma è un antipasto. Un dolce. No, è tipo un sì, è un tipo un Sante Cotoco. Esatto, tipo un California Roll. Esatto. Vabbè, 4 a 7, Pastore è imprendibile. Livello 3. Vai. Vediamo un po' se la riapriamo. 2004-2005 Atalanta, 19 presenze, 0 gol. 2005-2007 Udinese, 22 presenze, 1 gol. 2007-2008 Torino, 24 presenze, 1 gol. 2008-2009 di nuovo Udinese, 14 presenze. Motta. Bravo, bravo, ed è 7 Marco Motta. Marco, bravi. Volevo dire una cosa. Hai tolto il tuo box. Volevo farvi vedere prima questa, che è la carriera di Motta. Poi c'è la Roma, la Juve, il Catania, il Bologna, la Juve di nuovo. Una piccola parentesi al Genoa. Madonna. Juve, Watford, Charlton. Anche lì poi è andata a prendere il sole ad Almeria. All'Omonia. O poi Omonia. Persia e Iran. Dov'è? Persia. Ogni Esra. Lasciata è poi si è un po' perso. Principe di Persia. Si è ritirato appena 2 anni fa. Ah, l'Indonesia è andato a finire, se non sbaglio. Il buon volevo dare un suggerimento a Nando. Vai. Marco Motta. Bravo. Finalmente un indizio. Io posso ancora giocarmi un indizio di trevi. Comunque posso dire una cosa. L'altro giorno ero a ballare, mi si avvicina un ragazzo e mi urla sei sempre in faccia. A ballare. Oh, è un mostro. Ho detto, quindi era una citazione per voi. Ma sei sempre a ballare. Incredibile. Questa è la vita, diciamo. Quando ragazzi. Lavori? Per weekend. Lavoro in settimana. Quando non balla, quando non balla lavoro. Va bene. Livello 4. Livello e qui 4. Si inizia a fare drammatica la situazione. E ricordo il punteggio. Beh, qui conta solo quello da 5. Quasi. 7 a 7. Come al solito, il quarto livello non conta nulla. A questo punto, no. Vabbè, comunque. Quindi, 2008, sicuramente 2009, lo indovinerò io. Esatto, preparati. 2008-2009 Roma, 3 presenze, 0 gol. 2009-2010 Grosseto, 29 presenze, 1 gol. 2010-2011 Bari, 11 presenze, 0 gol. 2011 Livorno, 13 presenze, 0 gol. Ce l'ho, 2012, ce l'ho. Aiuto. Ce l'ho. Trevi, aiuto Trevi. Alvaretto. Chi? Alvarez. Non è Alvarez. Non è Alvarez. Perché è? Vai. Proseguo? No, te lo dico, Crescenzi. No! È vero, tanto non conta niente. Non è neanche Crescenzi, perché è il buon D'Alessandro che poi se ne va al Cesena. Passa dalla stagione. Però era davvero era la stagione di Alvarez, ha ragione Trevi. Però Alvarez praticamente era un po' prima. Bari l'anno prima. È vero, sì, è vero. Una carriera che poi continua al Benevento, all'Udinese, alla Spal nella stagione 19-21. Lo stesso ruolo, Nelle due stagioni successive sta al Monza, ragazzi, con cui conquista anche la promozione in Serie A. Difficile. E nel 2023 passa al Pisa. Difficilissimo. E allora, che poi cambia squadra ogni anno. Siamo alla resa dei conti, eccoci, signori. Siamo alla resa dei conti. E non hai più l'aiuto di Trevi. Non hai più l'aiuto di Trevi. E allora chi sarà questo maledetto United? Chi sarà? Vai. Ah già, United. Ah, United. 2015-2018 Manchester United, 5 presenze e 0 gol. 2018-2019 Aston Villa, 30 presenze, 0 gol. 2019-2021 Manchester United, 14 presenze, 0 gol. 2021-2022 Aston Villa, 9 presenze, 0 gol. Pronti signori? 2022 Napoli, 1 presenza, 0 gol. Hello! Trevi non posso andarci da Trevi purtroppo. Vai Pastor. Tuanzebe. Ma stai parlando proprio di quel Tuanzebe che detiene il record del mondo in mangia hippo? No, dai, raga, chi è Tuanzebe? Tuanzebe! Sì, è proprio lui, il recordman del mondo in mangia hippo. Ma chi è? Poi torna al Manchester United. Ma chi è Tuanzebe? Recupero anche una diapositiva di Tuanzebe. Ma chi è Tuanzebe? Intanto completiamo la carriera. 2022-2023 United. Trevi, sapevi Tuanzebe? Town. Cosa stai facendo? Trevi, sapevi Tuanzebe? Ho messo uno specchio per protesta. Perché?
Perché la sapevo. Sapevi tu? Chi è Zebre? Ma chi è? Smetti. È quello che stava chi sempre lì, che girava, faceva avanti e non giocava da nessuna parte in Premier League, poi a un certo punto è comparso a Napoli. Ma come? Ma che... Che noia, posso dire che noia, padre. La noia, eh. Ma poi aspetta, ma poi aspetta, Alvaretto. Chi è Tuanzebe? Tuanzebe arriva a gennaio nel mercato del Napoli di Spalletti, non gioca mai e un acquisto. E vince lo scudetto, però. E da quando la Roma ha preso in mezzo la Niles. L'anno prima. Eccolo qua. A proposito. Allora, ragazzi, questa è una storia bellissima, forse una delle mie preferite in ambito calcistico. Ma smette. Tuanzebe nel 2018 ha conquistato il record del mondo di Mangia Hippo, ovvero quel gioco a tavolo per cui tu devi mangiare le palline che ci sono sul piatto con questi quattro ippopotami ai vertici della scodella. Calma. Con 18 secondi e 70 decimi, tipo, è il recordman del mondo di Mangia Hippo. Molto impegnato durante la giornata. Mamma mia, Mangia Hippo. Quindi... Non lo fanno giocare, almeno si è trovato un hobby. Giustamente. Vabbè, io ignoro solamente l'esistenza di questa persona. Io quindi... del Mangia Hippo. Se avessi fatto il Mangia Hippo, forse ce l'avrei indovinato. È molto più conosciuto in un programma che parla di Mangia Hippo che di calcio. Esatto. Niente, esatto. Ragazzi, esco così. Però a te sta. Vabbè, bravo, posso dire, bravo, te la sei cavata alla grande. Grande. Gli aiuti devi giocare un po' meglio. E forse 4 secondi tutti e 4. Vabbè, mannaggia. Quanto? Vabbè, ha perso giustamente di 5 punti all'ultima. 7 centesimi all'ultima. Vabbè, dai, cavalli e segucci. Cavalli dai, che è tardi. Ok, ci sono. Cavalli e segucci. Non vale ricordarsi le partite. Cavalli. Sentendo i soli tipica. Erano centesimi, intanto, non decimi, signori. Scusate. Vorrei dire anche che Tutto Sport ha giustamente cambiato la prima pagina. Ha fatto intendere. In questi minuti, bravi, adesso titolano su Chiesa e Ildiz. Quindi, insomma, non era, ripeto, una battuta, un'ironia. No, non lo era assolutamente. Era la dura arte del giornalismo. Vero, serale. Vero. Allora, vado subito con gli ultimi, saranno i primi. Vai, perché come al solito mi scrivono in tantissime. Io do spazio, ovviamente, ai sono nostri sempre follower. Sempre più difficili. Guarda, sì, sono sempre. Sono ti gradisci stare in two box o ti gradisco? Gradisci. Allora. Sai dirmi chi segna il suo primo gol in Serie A in primo unico gol in Serie A in Fiorentina Atalanta 3-0 del 2015-2016? Verdù. Ero allo stadio a vedere Milan Napoli 0-4. Era uno spagnolo, era un giocatore del passato. Il passato di Verdù. Oppure il passato remoto del verbo perdere. Perdere, l'amore. Era Milan Napoli 0-4 a San Siro. E contemporaneamente giocava Fiorentina Atalanta. Sul maxi schermo Verdù. No, il cellulare. Arbitro di Milan Napoli. Pastor. Arbitro di Milan Napoli. È un boh, Rocchi, boh. Rizzoli 04. Comunque. Una lezione di football del Napoli di Sarri. Vabbè, quindi pronti via già. Verdù. Allora, ancora. Sai dirmi quando segna il suo primo e unico gol in Serie A Bruno Amione? Lo scorso anno con la Samp. Sampdoria Spezia 1-1 l'anno scorso di sabato sera. Giusto. Ma questo, posso dire, questo non mi stupisce. Verdù mi stupisce, questo non mi stupisce. Verdù. Però sull'anno scorso già abbiamo riparato questo 30 anni fa, quindi è strano. Esatto. Allora sai dirmi invece chi segna il suo unico gol in Serie A in Perugia Bari 4-1 del 2001? Tommaso Tatti. Tatti Barletta. Era una festa di compleanno, però seguendo, era sabato sera, seguendo il Bari che quell'anno retrocesse, rimasi colpito dal gol di Tatti, ex Cosenza, buon giocatore di Serie B, che fallì il salto in A con il Perugia di Cosmi, salto in alto.
fece gol in quel periodo. Tommaso Tatti. Lemme, Tommaso Tatti. Tommaso Tatti. Tommaso Tatti. Allora, vediamo, vediamo. Te devo recuperare. Tommaso Tatti. Addirittura. Buon Albus dice, ammazza che feste compleanno. Giuseppe. No, non guardai la partita, però tornando... Ricordo che non guardai la partita, però rimasi poi... Tra l'altro, segnalato a più persone, Tommaso Tatti. Ma cos'è? Allora, a questo punto non avrai problemi a dirmi... Nessun problema a dirmi quando segna il suo unico gol in Serie A Aleksandar Krstić. E allora fa gol all'ultimo minuto di Salernitana-Bologna 4-0 del 25 aprile 99. È un gol famoso perché è il gol più veloce di un subentrato in Serie A. Cioè lui entra e dopo 20 secondi fa gol. Ed è 4-0. Cioè, scusami, non ce n'è uno. Ma che ci sta prendendo in giro? Degli stranieri. Non ci sta prendendo in giro. Hai ragione. Okay. Come dice sempre Carlo Trevisani, la cosa mi stupisce è la velocità con cui arrivano queste informazioni. Straniero. Danilo è il secondo, fece gol contro il Napoli, entrando e facendo subito gol alle giorni in Serie A. Che ha fatto gli altri tre gol della Salernitana? Chi li fa? La tripletta di Divaio. Credi. Come là? Giusto? Ovviamente. Tutto giusto? È tutto giusto. È tutto giusto. C'è questo sguardo che tu mi lanci. Io guardo verso di te perché hai le risposte. Io ovviamente. Allora, te ne ho fatti tre? Quattro. Allora ti faccio l'ultimo. Sì. Chi segna il suo unico gol in Serie A in Udinese-Torino 2-2 del 26 agosto 2001? Come caspita, perché l'hai detto prima? Perché è la prima di campionato, non è del Torino ma è dell'Udinese. Pavon, Francisco Pavon. Francisco Pavon. È giusto così, è giusto così. Francisco, non pensavo di avere 5 su 5. Francisco, l'altra volta abbiamo messo in difficoltà. C'era Grieco l'altra volta. Francisco Carlos Pavon. Vabbè, vediamo. Faccio in tempo a leggere un altro, magari che diventa in difficoltà. Ma hai detto la voce, questo è giusto così, con quale No, però non si può neanche parlare di saccenza, perché non è saccenza, cioè è coscienza dei propri mezzi. E la risposta è giusta, che è giusta la risposta. Tu mi insegni, Ricky. Allora, vediamo se trovo gli altri. Perché devo mettere nella barra di ricerca dei miei DM per cercare. Tu hai intasata la posta assolutamente, gioco che dura 3 minuti che io rispondo velocissimo. È incredibile. Infatti, mi dai zero soddisfazione. A me la roba di guardo basso mentre mi esplode il DM. Infatti, guarda, devo mettere mostra tutto perché sennò non li perdo. Guarda. Allora, aspetta. Vediamo. Tommaso Tatti. Tra l'altro questo è anche probabilmente un contatto fake che mi contatta. Questo è una foto. Forse non ha contatti. Allora, però me ne ha promessi. Però me ne ha promessi tantissimi. E allora, non so se perdonami, cosa c'è scritto? Col meme di Paolo Calabria. È già storia su Twitter. Ha detto non me dovete camisa che avrò detto che non avrò. Allora, Pastor, a questo punto ti chiedo umilmente di dirmi che il caro Khalid Fell ce lo chiede. Te ripeto, però secondo me utente fake perché zero post e zero follow. Ci seguono dal Medio Oriente. Ma questo ha capito com'è la cosa. Pastore si fa le domande solo. Capito come, Nando? Ci hanno fregato, Pastore si fa le domande da solo. Forse sì. Ti immagino. Trevi, potrebbe essere una soluzione che onestamente accetterei. Troverei finalmente pace nella mia vita. Khalid. Allora sei sano. Lo abbraccerei, Pastore, direi, allora sei sano. E sicuramente, Pastor, mi saprai dire, a me è da ridere, te giuro. Chi ha segnato, quando ha segnato il suo unico gol in Serie A... Non credo esista, però te lo dico. Non vuole in Serie A Rinaldo Cruzado. E qui permettetevi di dire, visto che è una di notte, chi cazzo è Rinaldo Cruzado? Allora, Rinaldo Cruzado. No, Pastor, ti prego. E questo programma non si è mai bestemmiato. Non arrivare e ci rovini questa bellissima abitudine. Cruzado ha giocato nel Genoa e nel Chievo. Nel Genoa e nel Chievo ha segnato. Sì. Però è la seconda, non è la prima, è il Chievo. È corretto. È una partita del Chievo che dovrebbe essere contro il Pescara. No, perché quello non era Cruzado. Però è la partita del Chievo in casa. Sì. Un Chievo in casa. Chievo in casa. Bologna. Giusto. 2-0.
Giusto. Chievo Bologna 2-0. 12-3 o 13-14. 12-3. Posso vedere, posso recuperare al volo una foto di Rinaldo Crosato. Era un spirito di Crosato. Peruviano, tipo. Cosa? Era un peruviano. Vediamo. Rinaldo Crosato, calciatore peruviano. Sì, peruviano. Ovviamente sì. Non ci sono foto di Rinaldo Crosato con la maglia del Chievo, ovviamente. Grande Chievo di Crosato. Ma forse questo era il momento Porto B, solo per quello. Guarda, aspetta, tra l'altro si è spento il monitor, Samu, se riesce un attimino. Non è più una cosa fondamentale dopo Crosato. Vero. Non c'è più niente da vedere. No, è che non vorrei far vedere foto. Vabbè, allora guarda, inquadrami. Vai. Questo Rinaldo Crosato in compagnia del dottor Campedelli. Questo è il signor Rinaldo, certo. Vabbè, riusciamo, facciamo una nuova giornata. Vai. perché cioè, abbiamo qualcuno aveva speso anche del denaro, forse abbiamo perso. Però come cavolo ha ricominciato? Va bene, allora dai, al volo una giornata, ragazzi, che è tardissimo. Per favore. Rinaldo no, questa no, cioè avete... Allora, ventunesima giornata, 98-99, Francesco Cirillo. Una giornata bella. Dammi tempo! Scusami, Samuele. Aspetta, no, passo, l'abbiamo già fatta. Come è perché fatto? La vedo nei risultati del telefono, me la dà già. Perché fammi vedere. No, non l'abbiamo già fatta. Dici di no? No, sai che forse no. No, non l'abbiamo fatta, hai ragione. 98-99? No, non l'abbiamo fatta. Quarta di ritorno. Non l'abbiamo fatta. Ma 98-99? 98-99, sì, allora, non l'abbiamo fatta, hai ragione. Ok, ci dovremmo essere. Allora, anch'io però la vedo aperta, eh? E io però, guardando chi segna, non me la ricordo, eh. No, sono sicuro che non l'abbiamo fatta. Non l'abbiamo fatta. Forse l'avevamo aperta, ma poi abbiamo cambiato. Sì, esatto. Vai. Cagliari-Lazio 0-0. Sì, c'è una bella 0-0. Giusto. Che anno è? Scusate, ero preso da Crosato. Scusa? Ero preso da Crosato, che è un mio compagno di fantacalcio da tanti anni fa. Mi diceva: ma non ti ricordi che ce l'avevamo anche noi? No, non me lo ricordo. Non ti ricordo. Ma che avete fatto per prendere ventunesima giornata 98-99? Allora, credo 0-0. Milan-Venezia, sì. 2-1. Sì. Reti di Maurizio Ganz, sì. Guglielmi in Pietro, sì. E il buon Tuta, proprio lui. Che aveva fatto 3 settimane prima un pasticcio. La Juve di Ancelotti debutta a Piacenza 0-2, reti di... Questa è tosta. Inzaghi. No. Autogol. Sì. Di? Del Piacenza. Secondo me questa autorete te la devi tenere alla fine. Sì, possiamo fare questa partita alla fine. Macchina. No. Tienitela alla fine e dimmi chi segna la Juve. Mirkovic. No. Birindelli. Bravo. Sì, Birindelli. Capisce questo per lui, Birindelli. Autogol di chi è? Uno strano il Piacenza. Sì, uno strano il Piacenza, ti chiedo di tenere alla fine. Che poi lo indovini sempre. E io mi arrabbio. Tieni alla fine. Esatto. Dai, Perugia Inter. 2-1 per Inter. Siamo nell'Inter, Giorca F. Giusto. Nel Perugia Rapaic e soprattutto Caviedes. Proprio lui, Mine Caviedes. Poi la Roma batte 3-1 la Sampdoria. Primo gol, forse uno dei pochissimi, Fabio Junior. Esatto. In Serie A con doppietta di Paolo Sergio. Sì, anche quello della Samp. Guarda che no, è la Samp, no. Saliu Lassissi. Il Parma Bologna. Parma Bologna. Non vince il Parma. Vince il Parma. Come vince il Parma? No, scusami. Vince il Parma. X 1-1. Giusto. 1-1. Mi viene in mente che c'è però forse un altro Parma Bologna. C'è un amico di Cavalier Segugi, c'è un giocatore che torna spesso. Nel Parma? Nel Bologna sarà Nervo, no? No? Non è signore. Attaccante. No. Ah, il buon Colivano. Certo. Okay. Nel Parma? Crespo? No. Stanic, giusto. Stanic La Rochelle. Poi, lui. Tre partite mancanti. Manca quella del Bari, che gioca in casa. Sì. Se non te la ricordi. È uno 0-0 col Vicenza. Bravo. 0-0 Bari-Vicenza con... Attenzione, qui faccio una... Mi ha scritto tempo fa un mio contatto su Instagram, che è il figlio di un giocatore che fu espulso in questa partita. Oddio, chi è? Marco Aurelio, difensore brasiliano che giocava in Portogallo, che fu espulso in Bari-Vicenza, se non sbaglio. E ti segue su Instagram. Mi segue su Instagram, quindi lo saluto. Aspetta. Bari-Vicenza 0-0 espulso Marco Aurelio. Io non controllerei neanche, guarda. Quindi. Marco Aurelio al 41esimo, Cugna Marco Aurelio è stato espulso. Cugna Marco Aurelio. Cugna. Ne mancano due di partite. Ti manca la Sampdoria. Sì. Con... No, Sampdoria Roma l'hai già detto. Ti manca Udinese.
Udinese Fiorentina 1-0 e il Pampa. Giusto, sì. Giusto. 1-0 con la Fiorentina con i giocatori in Carnevale di Rio, Edmundo. Esatto. Battistuto, Battistuto è fortunato. Sì. L'ultima che manca è una partita del Empoli. Empoli Salernitana 2-3. Tripletta di Marco Di Vaio che torna con un'altra tripletta. Nell'Empoli di Napoli. No. Vannucchi. No. Bonomi. Bonomi sì. È uno difficile poi. No, un attaccante. Florian. No, è l'altro. Perché quelli erano gli attaccanti dell'Empoli. Certo. Vabbè, non è di Napoli, è Florian. Chi era l'attaccante dell'Empoli quell'anno lì? Ha un nome simile italiano, a un ex portiere della Roma. Che non è Lupatelli, non è Pelizzoni. No, di quegli anni lì. Ah, di quegli anni lì. Non è Chimenti, non è Sterchele, Cerbone, esatto. Raffaele Cerbone, esatto. E allora, caro Basta, permettimi di salutare come sono tutti quelli che ci hanno seguito, allora, siete stati in tantissimi, sono sempre puntate particolari quando Trevi purtroppo non è qui in studio, però chiaramente Ubi Maior oggi al Montjuic dovrà commentare la gara tra Barcellona e PSG. Trevi, grazie mille come al solito. No, volevo dire una cosa puoi dire quello che vuoi. Avete le cuffie, non mi sentite? Volevo dire, ma la Roma l'ha nominata in questa giornata. Che giornata era? 98-99? 21esima giornata. Sì, sì, sì. L'ha nominata Fabio Junior 3-1 con la Samp. Ah, il gol di Fabio Junior? La sì. Chi fa l'autogol a Piacenza? Beh, allora, fammi salutare anche Samuele Ragusa. Grazie Samu, grazie mille. Tu sarai qui a Milano invece per il turno di Champions League, io giusto? Sono qui a Milano. Sarai in studio, sarai in studio. No, sarò anch'io in studio. Siamo tutti in studio. Qui a Milano, mentre tutta la troupe sarà a Manchester per City Real. E caro Pastor, ringrazio ovviamente anche voi che ci avete seguito come al solito in tantissimi. Caro Pastor, mi devi l'autore dell'autorete del Piacenza. Già le luci alla Stranger Things si attivano. Che è difficile, se mi fai capire difficile vuol dire che non è un nome classico. Allora, posso dirti? Non so chi sia. Ma che dici? Chi è? Dai! Ma scherzi! No. Allora, vabbè. Ma no, aspetta, Ricky, hai capito chi? Aspetta. L'autore, certo, l'autore dell'autorete. L'altro è Birindelli. Io ne la Juve segna il secondo gol con Birindelli nel finale. 95esimo. Oh, il primo a inizio secondo tempo. No, a fine primo tempo. 41-42. Io non lo ricordavo. Adesso guardando un po' le foto un po' meno. È un autogol. Allora, Piacenza chi aveva quei difensori lì? Che non erano quindi però né Dell'Icarri, né Vierkovod, né Polonia, Maccoppi. Allora, poi se vuoi... Vabbè, non l'hai nominato. Infatti, questi sono noti. Non è Manighetti, è lui, è Manighetti. Manigoldo. Manighetti. Buonanotte a tutti, a lunedì prossimo. Ciao, ragazzi, buonanotte. Sbari. Non è...